Storicamente organizzativa, è stata forse la prima rete o la seconda, insomma, se la gioca con la Toscana. Ho qui a fianco Carlo Tomassini, che è stato il direttore generale della sanità della Toscana e che adesso fa parte della direzione scientifica di Motore Sanità. La rete toscana e la rete piemontese si assomigliano abbastanza, cioè nel senso che sono organizzate addirittura quella toscana con un'azienda vera e propria, no? E qui c'è sempre stata una organizzazione strutturata, su cui però la giunta regionale attuale sta mettendo anche lì, come dire, mano. Qui luci e ombre, luci perché comunque l'oncologia a Torino sicuramente eccetera funziona bene, ma il Piemonte è ancora l'unica regione del nord Italia che sta perdendo pazienti nei confronti delle altre regioni. Poi abbiamo la regione Lombardia, che invece è una organizzazione collaborativa che spesse volte è discussa finché si vuole, ma di fatti è la regione che attira più pazienti come mobilità attiva da tutta Italia. E infine abbiamo la regione Liguria, su cui ultimamente vi è un processo di revisione con l'introduzione dei dipartimenti interaziendali regionali, no, i DIAR, i quali sono organizzati non solo su hub e spoke, come sono organizzate altre situazioni, soprattutto in regione Piemonte, ma su hub e cancer center network web, il quale ha una connotazione ancora diversa. Quindi, come vedete, parliamo di tre regioni, poi c'è naturalmente la Valle d'Aosta che però è legata al Piemonte, parliamo di tre regioni vicinore con tre organizzazioni di rete completamente diverse. Allora, bisogna capire quindi qual è il futuro. In questo senso io mi permetto di farvi vedere un video breve prima del saluto istituzionale, poi darei la parola a Rossana Boldi, Fabiola Bologna, Davide Gariglio, Silvio Magliano, Daniele Valle, che ringrazio di essere qui nonostante la campagna elettorale, per insomma capire dove vanno i partiti e dove vanno le istituzioni per ciò che riguarda il futuro dell'oncologia stessa. Prego, partiamo. Quale sarà il futuro dei farmaci nei prossimi decenni? Nel 2003 il British Medical Journal annunciò la notizia più importante in campo medico negli ultimi 50 anni, che era la cosiddetta polipillola, che conteneva statina, acido folico e aspirina per combattere quelli che sarebbero stati l'80% dei problemi cardiaci. In realtà la polipillola fu un'iniziale buona idea, ma funzionò meno di quello che si potesse pensare. Una decina di anni dopo, Jimmy Carter, l'allora presidente degli Stati Uniti, dichiarò che stava morendo perché aveva un melanoma avanzato metastatizzato. Esattamente 4 mesi dopo, il presidente fece un'altra dichiarazione, dicendo che il suo cancro era completamente scomparso. Questo miracolo era dovuto al pembrolizumab, un anticorpo monoclonale approvato dall'FDA appena un anno prima. Quindi, come vedete, tra le polipillole e la vicenda Carter si stava aprendo un mondo completamente nuovo per quanto riguarda il futuro della farmacologia e nel campo oncologico, e allo stesso tempo oggi si comincia a intuire che i colossi Big Pharma devono andare incontro ad una nuova organizzazione per esplorare sempre di più quelle che sono le possibilità dell'innovazione terapeutica. Quali sono i principali cambiamenti che stanno avvenendo oggi e che riguardano anche il futuro? Sicuramente il passaggio da farmaci chimici a quelli biologici. È chiaro che non c'è una chimica senza la biologia, ma mentre la chimica partiva da sostanze che venivano testate per capirne la capacità, compreso il livello tumorale, la biologia identifica quella che è la patologia e su quello cerca di programmare la sostanza utile per poter curare quel tipo di tumore e quella devianza. E cosa dire sul futuro della digitalizzazione dei farmaci? Uno dei più grossi problemi che noi abbiamo è sicuramente quello dell'aderenza farmacologica, non solo in campo oncologico, ma soprattutto nelle patologie croniche dell'anziano. Oggi ci sono pillole che con un sensore che emette un segnale quando il farmaco assunto arriva nello stomaco, grazie al fatto che il sensore stesso libera un segnale captato da un cerotto intelligente applicato sulla pelle. Potrebbe essere il futuro per il controllo dell'aderenza terapeutica. Un altro campo importante sarà la cosiddetta medicina personalizzata, anche se attualmente vi sono ancora difficoltà nella sua diretta applicazione.
Non basta individuare il singolo gene, ma poiché i geni interagiscono tra di loro in modo complesso, bisogna ancora studiare ulteriormente l'organizzazione intrinseca del genoma umano per capirne quelle che sono le complessità e accedere ad una vera e propria medicina personalizzata applicabile trasversalmente. Oggi esistono farmaci che funzionano se il paziente esprime determinate proteine e determinati antigeni cellulari, quindi dal farmaco introdotto per colpire in modo impreciso la patologia recando danni anche alle cellule sane, si è passati a farmaci più mirati con minori effetti collaterali. Bisogna altresì sfruttare al meglio i farmaci già esistenti. Oggi le stesse Big Pharma vanno verso questo indirizzo, poiché mettere a punto un farmaco innovativo è complicato e molto costoso. Si è capito infatti che alcuni farmaci già esistenti, se li si modifica in qualche modo o se si va verso un'estensione dell'indicazione, possono essere molto utili per curare altre patologie oltre quelle per cui sono stati registrati, incidendo efficacemente così sul mantenimento dello stato di salute della popolazione, anche dal punto di vista preventivo. Infine, esistono tutta una serie di malattie di cui non si sentiva mai parlare. Pensiamo semplicemente alla steatosi alcolica, alla sindrome metabolica o a tutta un'altra serie di patologie che vengono sempre di più scoperte, comprese quelle di alcuni tumori rari, su cui in qualche modo l'azione innovativa va verso una medicalizzazione che ne permette il controllo e allo stesso tempo addirittura la prevenzione. Oggi infatti non abbiamo solamente farmaci curativi e terapeutici, abbiamo anche farmaci preventivi. Però oggi le Big Pharma si pongono anche il problema di andare incontro a un'innovazione organizzativa, anche per affrontare sempre di più quello che è il futuro, un futuro di sviluppo dei farmaci e naturalmente anche delle tecnologie concentrate sull'obiettivo di creare cose grandiose, da cui consegue una revisione anche per ciò che riguarda la ricerca stessa. E nel campo tecnologico a che cosa stiamo assistendo? A una diagnostica sempre più precisa ma anche più raffinata, con l'introduzione di tecnologie, pensiamo alla teragnostica, diagnostico-curative. Assistiamo a un gran progresso per quanto riguarda la radioterapia, con la cosiddetta radiochirurgia, con trattamenti sempre più sofisticati e sempre più mirati, che permettono anche la distruzione di un tumore in maniera selettiva e precisa, per cui molte applicazioni che prima erano unicamente chirurgiche, adesso possono diventare di applicazione radiochirurgica, quindi meno invasive. Stiamo assistendo a una progressione per ciò che riguarda la digitalizzazione sanitaria nell'ambito della diagnostica, dell'automedicalizzazione, che può in un qualche modo interessare anche l'oncologia per le cose complementari alla cura dei tumori, quali le terapie di sostegno. Andiamo verso il concetto di passaporto digitale, ad una diffusione globale di quello che è il sapere delle varie realtà medico-assistenziali che permetteranno il confronto continuo di quelle che sono le patologie tumorali difficili, pensiamo per esempio al pancreas, ma anche alle patologie tumorali molto rare, la cui messa a disposizione dei dati può aiutare non solo nell'accertamento della diagnosi, ma anche contemporaneamente nell'applicazione di una corretta terapia. Infine, ricordiamoci che anche l'evoluzione della chirurgia stessa va incontro ad un approccio sempre meno invasivo e allo stesso tempo preciso, grazie alla laparoscopia. Nello stesso tempo sta evolvendo la chirurgia basata sull'evidenza, delineando meglio linee guida, quali quelle per il tumore della prostata, sullo stesso percorso già effettuato per il tumore mammario. Infine, per About Pharma, i 10 candidati farmaci da tenere sott'occhio per il 2022 comprendono una terapia per il tumore al seno che permette di fornire un'alternativa orale a un farmaco iniettabile ampiamente utilizzato. I farmaci mirati per il morbo di Alzheimer, il trattamento one shot dell'anemia falciforme, le terapie geniche per la distrofia muscolare di Duchenne, un farmaco per l'osteoartrite, un nuovo anticoagulante blockbuster di riferimento, un farmaco per la broncopneumopatia cronica ostruttiva, i vaccini per virus respiratorio sinciziale, un farmaco candidato all'ipertensione arteriosa polmonare e infine un farmaco indicato per l'ipertensione resistente al trattamento farmacologico che riguarda circa il 20-25% dei pazienti.
Come vedete, abbiamo una novità somministrativa nel campo oncologico, le altre sono per lo più indicazioni che riguardano le malattie croniche. Questo indica che vi è una certa attenzione per la cronicità delle malattie, visto che anche il PNRR stanzia circa 10 miliardi per la medicina territoriale legata al trattamento delle patologie croniche stesse. Ma cosa bolle in pentola per il prossimo futuro per ciò che riguarda l'oncologia? E quali saranno le ricadute economiche, assistenziali e organizzative sui vari territori regionali? Motore Sanità ha organizzato gli stati generali delle quattro macroregioni italiane per mettere a confronto operatori, istituzioni, cittadini ed aziende del settore sui temi di qui sopra. Che dire? Buon lavoro! Bene, questo è il metaverso di Motore Sanità e questa è l'oncologia oggi e dei prossimi mesi, dei prossimi anni. Io credo che quindi ridiscutere in maniera stantia di cose ormai, come dire, superate, pubblico, privato, partecipazione, non partecipazione, rete, non rete, in un certo modo, eccetera, eccetera, è sì importante, ma tenendo conto di questo, no? Di questa situazione, che è la situazione dell'oggi e del domani, su cui, voglio dire, la sostenibilità del sistema dovrà impattare e su cui io chiedo ad il rappresentante della politica cosa vuol dire finanziare il Servizio Sanitario Nazionale? Dobbiamo finanziarlo in rapporto al PIL? Per così se il PIL improvvisamente crolla come andrà male nei prossimo anno o due, noi sottofinanziamo di nuovo il servizio sanitario oppure lo finanziamo per quanto necessario? Cosa vuol dire quanto necessario in rapporto a queste situazioni? E come questi tipi di farmaci, queste cose che stanno uscendo, la tecnologia impatterà sul sistema, sulle reti oncologiche? Abbiamo organizzato questo perché questo è il punto fondamentale, cruciale dei prossimi giorni. Io quindi chiedo a Rossana Boldi se c'è, è collegata, a Fabiola Bologna, poi a Silvio Magliano, Daniele Valle, di dire la propria. E tanto a te Fabiola, grazie di essere qui. Auguri per la tua candidatura, so che sei in campagna elettorale, ma siamo contenti di averti. Te, prego. Grazie, intanto buongiorno, grazie Claudio per l'invito a questo importante evento. E avete fatto davvero una panoramica molto importante di quella che è la situazione, insomma, dell'oncologia e non solo nel nostro paese. Sicuramente se c'è una, come dire, un segnale che abbiamo lasciato alla fine di questa legislatura e subito prima che il governo cadesse, è stata una mozione molto importante approvata all'unanimità alla Camera dei Deputati proprio sul tema oncologico e che ripercorre con praticamente dovizia di particolari tutto quello che di cui voi avete appena parlato. Pensate che questa mozione comprende addirittura 40 punti di impegno al governo, degli impegni che sicuramente il prossimo governo, il prossimo Parlamento possono naturalmente assumere a sé. È una mozione molto importante che ovviamente prende ispirazione da quello che ovviamente è il piano europeo di lotta contro il cancro, che come sapete contiene delle azioni molto ambiziose che mirano proprio a sostenere, coordinare e integrare gli sforzi profusi da tutti gli stati membri per ridurre le conseguenze causate dal cancro, non solo dal punto di vista sanitario, ma anche dal punto di vista economico. E naturalmente, come sapete meglio di me, insomma, questo piano punta molto sulla prevenzione, sull'individuazione precoce della neoplasia, sulla diagnosi e sulla qualità di vita degli oncologici, ma anche con una particolare attenzione sui sopravvissuti e sul loro diritto anche all'oblio, che noi abbiamo messo anche all'interno della mozione. Certamente da un punto di vista diciamo dei, come dire, dei contenuti che noi abbiamo voluto dare in questa legislatura al tema oncologico, posso dire che voglio dire il nostro impegno è stato massimo, perché abbiamo creato anche degli intergruppi che sono riusciti a lavorare molto bene sul tema oncologico, ovviamente insieme alle società scientifiche e alle associazioni dei pazienti. Ed è chiaro che il primo punto del nostro impegno è quello di adottare le iniziative che sono contenute nel piano oncologico contro il cancro dell'Unione Europea e naturalmente definire e perfezionare l'adozione definitiva del nostro piano nazionale oncologico in linea con il piano europeo, per completare, diciamo, il percorso del registro nazionale dei tumori,
per investire nella prevenzione e quindi anche nelle forme di comunicazione sui corretti stili di vita, per contrastare tutti i fattori ambientali che sono, in base alle evidenze disponibili, corresponsabili in qualche modo dell'aumento del rischio di ammalarsi di tumore, e quindi potenziare anche l'attività di screening. Sapete, come io stessa ho più volte sottolineato, come l'attività di screening e l'aderenza a questo screening dipende anche dalla fiducia che il cittadino ha nell'andare a eseguire questi screening in situazioni dove è sicuro di utilizzare degli strumenti moderni, perché spesso, almeno nella mia esperienza di questi anni, mi sono trovata spesso a parlare con le associazioni dei pazienti oncologici che riferivano che spesso le donne, per esempio, non si sottopongono alla mammografia perché magari non sono molto sicure di quello strumento che gli viene proposto dalla determinata regione. Quindi bisognerà fare un'operazione naturalmente di reputation anche rispetto alla strumentazione, all'ammodernamento della strumentazione che si va a utilizzare, per fare in modo che le donne si vadano ad avvicinare a questi esami in maniera con più fiducia, seguendo quelle che sono i timing che la regione naturalmente propone. È ovvio che è importante anche la prevenzione terziaria per le persone sopravvissute. Sappiamo appunto anche il discorso del follow up e dei corretti stili di vita per evitare ovviamente il rischio delle recidive. E abbiamo inserito anche la cura a partire dalla presa in carico dei pazienti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale. Spesso continuiamo a dire che il nostro paese è diviso e non c'è un trattamento uniforme sul territorio nazionale, ed è chiaro che questo rimbalza anche sull'assistenza per chi è affetto da un tumore e per le persone fragili proprio malate di cancro. Per cui naturalmente bisogna prevedere anche interventi formativi. E questo è molto importante perché, come avete detto voi, la scienza sta andando avanti a ritmi importanti, e quindi sia i professionisti sia i cittadini devono essere informati nella maniera corretta, e i professionisti anche formati nella maniera corretta, e naturalmente sempre di più promuovere e facilitare la ricerca clinica sui farmaci oncologici innovativi. Ed è chiaro che poi abbiamo fatto un passaggio anche sull'adozione dei test della Next Generation Sequencing, molto rivolti a caratterizzare la neoplasia e ad assicurare trattamenti personalizzati in accordo con le regioni, anche l'adozione dei Molecular Tumor Board, che sono appunto questi team multidisciplinari designati per colmare la disparità tra la conoscenza clinica e le potenzialità della diagnostica molecolare proprio nella pratica oncologica. E tutto questo deve essere omogeneizzato in tutto il contesto nazionale. Questo è un lavoro importante da fare nei prossimi anni, però credo naturalmente che con questa mozione noi siamo riusciti un po' a mettere le basi con questi 40 punti per far capire naturalmente che è fondamentale mettere al centro questo piano nazionale oncologico che si rifà al piano europeo oncologico, e condividere sempre di più con una revisione anche delle linee guida organizzative, delle raccomandazioni dei PDTA, tutto quello che la scienza ovviamente ci fornisce. Credo che abbiamo l'opportunità di avere i fondi del PNRR da utilizzare bene. Ovviamente questi fondi devono essere anche diretti bene, cioè ci devono essere naturalmente dei progetti sostenibili e che possono avere un risultato, e credo insomma che anche per quanto riguarda la ricerca, l'ammodernamento tecnologico e tutto quello che riguarda insomma il campo dell'assistenza oncologica, credo che molto si possa fare con il PNRR. Certamente, come sapete, il PNRR tiene fuori tutta quella che è la parte assistenziale, cioè l'investimento sul personale sanitario, che è il nostro cruccio, e sarà sicuramente una grossa sfida per il prossimo Parlamento, perché è ovvio che tutte queste belle cose che noi abbiamo scritto in questa mozione, sia per quanto riguarda la ricerca con i ricercatori, sia per quanto riguarda l'assistenza con i professionisti oncologi, potrà essere possibile solo se avremo questo personale che può essere dedicato e può essere anche quindi remunerato per fare questo lavoro, perché chiaramente tutto quello che è sanità viaggia sulle gambe dei nostri professionisti che ogni giorno si dedicano a realizzare quelle che poi sono le norme che noi cerchiamo di emanare.
Grazie. Non sento. Sì, grazie Fabiola, grazie al tuo intervento e auguri per la tua candidatura. Grazie, grazie mille. Ci vediamo da vicino. Bene, allora io adesso mi alzo e faccio venire qui prima Silvio Magliano e poi Daniele Valle. La regione Piemonte non ha un gamma knife. Mi muovo io. No, no, stai tranquillo. Non ha la radiochirurgia. Cioè, nel senso che è contento il nostro amico Orecchia che interverrà, che è il direttore scientifico dell'Istituto Europeo di Oncologia, che è un torinese tra l'altro. E quindi, però, insomma, i pazienti che hanno bisogno di fare la radioterapia per metastasi cerebrali, la maggior parte va in Lombardia. Perché questo? Perché io credo che l'oncologia, e ve lo pongo come l'oncologia, sia stata ben strutturata in questa regione, ma c'è stata una certa sofferenza nei confronti dell'innovazione, nei confronti anche della ricerca, visto un po' come un fattore di spesa, non un fattore di progressione. Faccio un esempio. Fanno fatica tutti nella precedente, nella tua legislatura, il direttore generale a capire che se c'è un trial clinico in un ospedale, l'azienda mette il farmaco, quindi una buona parte di questi pazienti viene curata gratis, mentre l'altra viene curata col gold standard. Se si ha nuova tecnologia, qui Carlo Tommasini credo che sia stato l'artefice più importante all'introduzione della robotica nel paese quando lui era direttore a Pisa, se si ha nuova tecnologia, questo naturalmente attira pazienti. La regione Piemonte, soprattutto nelle zone limitrofe, Novara ed Alessandria, continua a perdere pazienti, anche se sono solo gli ultimi dati, nei confronti delle regioni vicine, soprattutto Lombardia, per quanto riguarda l'oncologia. Che cosa facciamo in questo senso? Prima Silvio Magliano e poi Daniele Valle. Prego. Sì, grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e grazie anche per il lavoro che costantemente Motore Sanità svolge, e mi colpisce anche la modalità con la quale affrontate questi temi, tenendo anche sempre dentro il lavoro e la promozione dei vostri temi anche il grande mondo del terzo settore, il mondo del volontariato, e questo vi fa onore, ma dice anche di quali sono le forze in campo rispetto a questo tema, che è un tema sanitario, un tema medico, ma spesso tutto il tema della prevenzione viene messo nelle disponibilità e nelle opportunità del mondo del volontariato, che quindi dà un ulteriore suo contributo al miglioramento della qualità della vita dei piemontesi. Io vedo tre elementi sui quali occorre lavorare. Il primo è quello che oggettivamente dicevi tu, l'innovazione e la ricerca. Noi affrontiamo di fatto un po' in sanità quello che accade, se ci pensate, nel mondo del web. Cioè, il mondo del web è talmente veloce che noi non abbiamo norme e regolamenti che sono in grado di far sì che vi sia una regolamentazione, uno sviluppo che sia uguale per tutti i paesi europei. Idem accade nel mondo della sanità, a mio giudizio. Noi abbiamo una ricerca e uno sviluppo della stessa che è oggettivamente molto importante, decisivo per la vita delle persone. Spesso in regione mi trovo a incontrare soggetti e realtà che propongono nuove terapie e che dicono: in questa fase noi siamo con tutta la certificazione, in questo momento non c'è ancora un prezzo, lo stiamo dando come disponibilità ai pazienti, vorremmo che questa prassi non fosse solo orientata e sviluppata e accolta da alcuni dottori, da alcuni dipartimenti. Vorremmo una prassi diffusa, perché questo cosa di fatto porta? E mi è capitato tante volte di entrare in questa dimensione, che poi in questo momento il paziente può accedere a tutte le informazioni che vuole, basta andare su internet, e quindi sceglie lui in quale regione andare a farsi curare, oppure implora di poter essere curato in quella regione. Quindi noi abbiamo un tasso oggettivamente negativo rispetto a alcune patologie, per cui abbiamo cittadini piemontesi che cercano la loro cura e quindi la possibilità di vivere, per poi di questo si tratta spesso e volentieri, in altre regioni. Quindi su questo noi dovremmo ragionare insieme al collega Daniele Valle in questa ultima parte di legislatura, come rendere sistematico e sistemico la possibilità di innovare costantemente all'interno della nostra sanità,
che mi si permette di dirlo, è una sanità che io considero di eccellenza, l'oncologia a maggior ragione, nel senso che noi non possiamo che non essere contenti di come il capitale umano dei nostri dottori ha sviluppato reti, competenze e professionalità. Certo che poi le istituzioni devono mettere questi professionisti, questi medici, nelle condizioni di poter evolversi e dare loro gli strumenti per farlo. Quindi questo è il primo tema e su questo lavoreremo. Il secondo, che è legato, è il grande tema della target therapy. Sempre di più il paziente, sempre di più la persona che è affetta da una neoplasia o da una forma tumorale è proprio la sua, con certe caratteristiche, con certe dimensioni, per cui sempre di più andiamo verso una medicina che cerca di essere il più possibile adeguata non a quel tipo di neoplasia, ma quella neoplasia in quel soggetto. Quindi su questo noi dovremmo lavorare molto senza, e sono d'accordo con quello che dicevi tu, senza vivere questa dicotomia pubblico-privato. Certo, aver ridotto i soldi sulla sanità pubblica ha fatto sì che il Covid mettesse a nudo una serie di carenze importanti, per cui noi su questo dobbiamo tornare a investire in sanità, ma investire in sanità non vuol dire per forza esclusivamente investire in sanità pubblica, vuol dire spendere meglio i soldi che noi mettiamo nelle disponibilità di questo comparto, di questo settore, per il bene dei nostri cittadini. Terzo aspetto, e concludo per non rubarvi altro tempo, c'è il grande tema della cronicità e del territorio. Cioè il tema della cronicità, fortunatamente, è un tema di cui possiamo iniziare a parlare. Forme tumorali che di fatto, come bene avete scritto nel vostro volantino, tumore uguale morte, noi oggi abbiamo cittadini e cittadine che invece possono, dentro una cronicizzazione, avere un'aspettativa di vita molto più lunga. Il problema è che quando accade la cronicità poi è necessario un rapporto forte col territorio. E questo l'abbiamo visto in parte col Covid, come l'eccellenza dei nostri ospedali poi nel rapporto con i territori, nei rapporti con i vari settori di sviluppo sanitario sul territorio, trovavano una loro difficoltà di attuazione, una loro difficoltà di dialogo. E quindi su questo bisognerà lavorare fortemente, perché le cronicità, dentro le quali troviamo anche coloro che sono affetti da forme tumorali, invece rappresentano il futuro, ma lo dico perché è un dato statistico, demografico. Cioè non possiamo non tenere conto che la nostra popolazione invecchia, aumenta l'aspettativa di vita in alcuni casi, questo è merito della nostra sanità, ma non possiamo solo dire che è un merito, dobbiamo sapere che poi l'ultima parte della loro vita o la parte della loro vita cronicizzata dovrà essere una parte in cui saranno sempre meno ospedalizzati, sempre più necessitanti di servizi sul loro territorio, vicino a dove vivono, e concludo veramente, sempre di più mi auguro con un approccio domiciliare, perché questo è forse uno dei grandi obiettivi che la nostra sanità si pone. Per cui io vi ringrazio, come sempre Claudio ti chiedo di avere la possibilità di avere poi gli atti di questo convegno, in modo tale da poter leggere con attenzione che cosa emergerà, e quindi puoi prendere spunto insieme ai colleghi su come tradurre le innovazioni e i contenuti innovativi che porterete e che avete portato nei 7 seminari che avete fatto prima di questo convegno all'attenzione dell'Aula e all'attenzione del Governo regionale. Grazie e buon lavoro. Grazie consigliere Magliano, grazie Silvia. Allora, consigliere Valle, allora sulla Daniele, io esprimo la mia idea, ma io credo che questa storia pubblico-privato anche nel campo dell'oncologia sia una questione un po'... Non esistono strutture private che non siano legate al pubblico in Italia, sono pochissime. La maggior parte sono tutte accreditate e vivono al 90% sui soldi che il pubblico dà. Il vero problema riguarda anche l'oncologia. Recentemente è apparsa la lamentela in Piemonte, ma anche in altre regioni, di un paziente che doveva essere operato, rioperato per un tumore prostatico e gli avevano dato un anno di attesa. Se il vero problema sono i 30 miliardi, 25-30 miliardi, su poi Daniele Croce sarà più, magari più preciso, di out of pocket che la gente tira fuori per poter in qualche maniera saltare le liste d'attesa o poter essere curato negli ospedali. Quello è il vero privato, che poi adesso con la situazione economica su cui stiamo avviando andiamo incontro ad problemi ancora maggiori. Allora, ho letto stamattina che ci si lamenta giustamente che il Piemonte perde 25 milioni di euro nel riparto regionale, su 8 miliardi francamente mi sembra una roba
8 miliardi del bilancio della sanità, no? Più o meno 8 miliardi qualcosa, non mi sembra una roba pazzesca, si è scannati per, no? Per 25, però il problema non vorrei che quello fosse poi la scusa per non investire in innovazione, in tecnologia e riorganizzazione dei servizi, perché abbiamo visto che cos'è l'oncologia oggi, domani e dopodomani. A te la parola e grazie di essere qui con noi. Grazie, grazie dell'occasione che ci date di partecipare ai lavori di questo momento, che è soltanto un punto di una tappa, no? Di un percorso di approfondimento su questo tema. Prima di entrare prendo proprio, mi piace fare una battuta su questo tema del riparto del fondo, perché in realtà si tiene un po' anche con la questione di cui parliamo oggi. Come avete visto appunto, a seguito sostanzialmente di una trattativa, le regioni sono arrivate a un accordo circa la redistribuzione del Fondo Nazionale Sanitario e rispetto ai criteri impostati negli anni precedenti il Piemonte perde all'incirca 25 milioni di euro perché insieme ad altre regioni risulta, diciamo, contributore di una piccola maggiorazione di 50 milioni di euro che riceverà la regione Campania, la quale lamentava per alcuni parametri un fabbisogno maggiore. Per contro Liguria, Piemonte e altri lamentavano il fatto che invece, avendo una popolazione più anziana e quindi con maggior cronicità, il saldo positivo avrebbe dovuto, come dire, toccare a noi e non ad altri. Però al di là del fatto che si tratta di una cifra sostanzialmente irrisoria rispetto al totale del bilancio regionale, perché lo diceva prima Claudio, sono 25 milioni su 8 miliardi, La cosa che io trovo incredibile è che non si tratta solo di 25 milioni su 8 miliardi, ma che siamo arrivati adesso a chiudere, siamo a metà settembre. Cioè tutte queste risorse qua, questa incertezza sostanzialmente bloccato da gennaio a oggi tutta l'attività di programmazione, di impostazione della spesa, degli investimenti, delle attività delle aziende, perché ovviamente con questa spada di Damocle le organizzazioni burocratiche, per come sono fatte, tendono ovviamente a comportamenti di carattere iperconservativo e quindi diciamo che non si sbilanciano, e questo ovviamente ci ha fatto perdere del tempo prezioso che francamente 9 mesi io li valuto più cari di 25 milioni, ecco, sulla bilancia di costi e opportunità. Detto questo, e poi dirò ancora qualcosa continuo sulle risorse, perché rispetto a quello che ci dicevi nell'introduzione, l'eredità, una delle eredità dell'esperienza del Covid di questi 2 anni è che ha cambiato significativamente la relazione dell'opinione pubblica e del mondo politico rispetto al tema della spesa sanitaria. 2 o 3 anni fa avessimo fatto questo convegno, l'avremmo cominciato dicendo in sanità ci sono un sacco di soldi, dovremmo razionalizzarli, perché se li razionalizzassimo potremmo fare delle cose in più e potremmo addirittura risparmiarli per fare altre cose. Questo sarebbe, cioè, era la premessa necessaria a qualunque tipo di ragionamento. Vi ricordate le polemiche sugli aghi che costavano X di qua e Y di là e che dovevano costare uguale dappertutto? Vi ricordate esempi di sprechi, trasmissioni, eccetera? Direi che dopo questi 2 anni, soprattutto a fronte della fondamentale risposta che ha dato il settore pubblico rispetto a quello privato e privato convenzionato nel corso dell'emergenza, qua in Piemonte il privato ha dato una mano, ma se voi andate a vedere è sceso in campo sempre, poiché era lungo il periodo della trattativa necessaria per convenzionare i posti, quando le curve dei 3 picchi erano abbondantemente in discesa. Perché? Perché il privato giustamente contratta, mica per altro. Però quindi la prima risposta l'ha data il settore pubblico, la vera risposta. Oggi nessuno mette più in discussione la necessità di tornare a investire, perché le criticità sono emerse con forza, e ora noi abbiamo, soprattutto noi classe politica, un patrimonio di consenso intorno all'aumento della spesa e alla buona spesa, che però non possiamo permetterci di sprecare evidentemente, no? Perché ovviamente l'opinione pubblica è anche volubile da questo punto di vista ed è pronta a sanzionare in maniera sufficientemente dura chi dovesse sprecare, no? Ulteriori risorse messe a disposizione. Da questo punto di vista il tema di come si affrontano le patologie tumorali è particolarmente complessa, perché sembra fatto apposta per essere l'ambito per radunare in sé tutte le caratteristiche che sono più sfidanti e più difficili da affrontare per le organizzazioni amministrative. Con amministrative ovviamente ci stanno anche tutti i medici che lavorano dentro le aziende.
Nel senso che i tumori sono tantissimi e se ne continuano a scoprire di nuovi. Le patologie tumorali rispondono diversamente a seconda dei pazienti, quindi sono molto difficili da classificare e da dargli una risposta univoca, e anzi sempre più si va verso una personalizzazione della cura, e anche questo ovviamente mette in difficoltà le organizzazioni. Aggiungiamo il fatto che la ricerca da questo punto di vista ci offre ogni giorno nuovi spunti dal punto di vista della conoscenza di nuove patologie nella loro categorizzazione e dall'altra parte della scoperta di nuovi strumenti di cura, e questo fa sì che invece le organizzazioni che normalmente preferiscono non adattarsi, le organizzazioni amministrative, non adattarsi alla realtà, ma far sì che sia la realtà ad adattarsi alle categorie che loro stesse si sono date per una questione di praticità, le rende molto rigide, no, nell'affrontare questa evoluzione. Sta a noi costruire nuovi strumenti di governance e di organizzazione che invece la rendono sempre più flessibile, ma non per questo meno responsabilizzata e meno controllabile, perché poi è questa l'altra esigenza che i direttori giustamente pongono, no, nel momento in cui devono costruire dei modelli organizzativi. In questo, e chiudo, una delle sfide che abbiamo davanti e che di nuovo devo dire è un'eredità positiva, se così si può definire, almeno dal punto di vista dell'elaborazione dell'esperienza del Covid, e che c'è maggior consapevolezza della necessità di impostare e costruire dei percorsi legati alla cronicità e legati al territorio. Il grande investimento che il PNRR mette a disposizione per la costruzione delle case di comunità e degli ospedali di comunità è un tassello importante, ma sta ancora a noi una completa elaborazione di quali servizi e quali strumenti far trovare all'interno di queste strutture, perché da questo punto di vista la nostra elaborazione è ancora, diciamo, in fieri e necessita di andare avanti. Avvicinare il luogo della cura, di parte della stessa, alle persone sul territorio, e ovviamente in questo modo riorganizzare in maniera più razionale i servizi, in particolare quelli legati agli ospedali, è uno degli obiettivi che queste grandi risorse ci mettono a disposizione, che noi non possiamo mancare. Grazie. Grazie a te. Tra l'altro, il PNRR stanzia per la medicina territoriale, ma stanzia anche una quota per l'aggiornamento tecnologico degli ospedali. Per cui su questo credo che anche nell'ottica dell'oncologia un minimo di riflessione vada fatta. Ho fatto l'esempio del Gamma Knife prima, ma potrei farne anche di altri, quindi credo che la regione Piemonte debba di nuovo diventare competitiva anche dal punto di vista dell'innovazione, visto che qualche soldino arriverà anche. È una competizione che interessa il Piemonte rispetto alle altre regioni, e vediamo, la nostra esperienza interessa anche nella nostra regione strutture pubbliche verso altre strutture pubbliche, perché i direttori che hanno saputo investire di più, le strutture, i primari che su questo hanno investito di più, diventano attrattivi poi all'interno della stessa regione. Lo diceva benissimo prima Silvio, i pazienti ormai si sanno informare, sanno cercare e scelgono di spostarsi laddove pensano che troveranno cure migliori. Noi abbiamo fatto un sopralluogo all'ospedale di Verduno non più tardi di un paio di mesi fa, e la prima domanda che ci fanno è, ma c'è il robot? Se c'è il robot veniamo, se non c'è non veniamo. Però nella sua semplicità, no? Però effettivamente è dal segno, no, del fatto che i pazienti da questo punto di vista hanno un livello di consapevolezza e di informazione sicuramente superiore, e che ci mette in una logica di competizione importante. Il saldo negativo che ha il Piemonte nei confronti della mobilità sanitaria è molto più grave in realtà. Noi lo compensiamo col fatto che abbiamo una buona mobilità attiva dalle regioni del sud che vengono da noi, ma se no la nostra emorragia nei confronti della Lombardia, dell'Emilia, ma in particolare della Lombardia, ma anche dell'Emilia Romagna e un po' della Toscana, è molto maggiore in realtà. E quindi il fenomeno dei pazienti che noi perdiamo per via di questo gap, in realtà tendiamo a sottostimarlo, perché lo compensiamo con altri ingressi, però è qualcosa che ci sfida evidentemente ad essere affrontato. Daniele, permettimi una battuta: se non avessimo dovuto mettere 40 milioni di micropali perché sennò veniva giù perché è stato costruito un posto dove andava bene andare a caccia, ma non farci un ospedale. Sai quanti robot avremmo? Diciamo. Grazie. Allora, Davide Croce, prego.
Saveria, dunque Rossana Boldi si collega tra 20 minuti, 30 minuti, quando c'è gli diamo la parola. Saveria Mendini è già in, lo cerchiamo. Allora Davide, cronicizzazione e sostenibilità economica, sempre di più i pazienti oncologici diventano dei cronici, fortunatamente. Sono pazienti che in qualche maniera si riesce a gestire e che hanno tutta una serie anche di problematiche legate alla propria patologia, ma sopravvivono a lungo e magari quando arriverà il momento del trapasso non muoiono neanche per il tumore, ma muoiono per altre patologie. Tutto questo implica, è il motivo per cui noi abbiamo avuto molto il terzo settore oggi, un'attenzione molto particolare alla loro qualità di vita, a seguirlo dal punto di vista anche psicologico e di presenza nel territorio, ma implica anche un problema di sostenibilità economica, come tu sei meglio di me, essendo un grande esperto al proposito. Leggevo l'altro giorno sulla questione della Silver Economy, come è importante che il Servizio Sanitario Nazionale funzioni, perché oggi gli anziani, per paura di non potersi curare, il tesoretto che hanno gli over 65, che sono quelli che hanno più soldi in questo paese, invece di spendere in crociera, andare al ristorante, far girare la moneta, si mettono il tesoretto da parte perché hanno paura poi che gli succede qualche cosa, come possono curarsi. Allora, la funzionalità del sistema è anche ha un impatto economico di un certo tipo, ma la cronicità anche nel campo oncologico sta diventando un fatto importante. Come sosteniamo tutto questo? Cioè come sosteniamo la terapia targetizzata futura, attuale e futura, con la terapia genetica, la biologia molecolare, e allo stesso tempo la cronicizzazione del territorio? Te la parola, grazie. Allora, guarda, da un punto di vista complessivo io devo guardarlo, diciamo, allargando un po' la visione. Noi siamo in un momento quasi di tempesta perfetta, non abbiamo previsto l'adeguamento del personale, tratto tra tre temi. Non abbiamo previsto la necessità del personale, la transizione organizzativa di cui avevamo bisogno e adesso stiamo soffrendo andando a importare medici dappertutto con dei costi pazzeschi. Ricordo sui giornali, quindi non stiamo dicendo niente di nuovo, a Chiavenna andranno con un accordo i radiologi del Civico di Palermo a 1.400 euro al giorno. Ora, se non ce li hai, sei costretto a strapagarle. Questo è sui giornali, quindi non stiamo dicendo... Abbiamo sbagliato specialità. Abbiamo sbagliato... No, questa... noi abbiamo fatto tutt'altro. È la vita. Allora, questo è il segnale. Non siamo stati in grado di programmarci. Non stiamo programmando una seconda parte che sta arrivando, che è quella che la popolazione continua a invecchiare, no? Tu hai parlato di società civile, della necessità del tesoretto, delle logiche con cui stiamo affrontando invece un mondo che continuerà ancora per circa 10 anni a far aumentare le persone che superano l'età del lavoro, mettiamola così, diversamente giovani, e aumenteranno di molto perché questo paese, col baby boom del dopoguerra, ha avuto una natalità che, se mi ricordo bene, nel 1966 è stato l'anno che abbiamo avuto più figli, quindi cioè che più numerosa popolazione. Quando questi arriveranno e ci siamo, poi comincerà la curva opposta in discesa, ma questo è un problema non indifferente, che lo abbiamo visto in una battuta sugli operatori, ma non abbiamo ancora visto. E tutto il mondo più o meno però sta andando in un'altra direzione sulla sostenibilità, quindi lo affrontiamo in generale e poi scendo nel particolare. E lo sta affrontando cambiando sistemi di pagamento, cambiando approcci, perché il sistema di pagamento è il primo determinante di comportamento delle strutture degli operatori. È banale, ma è così. Quando abbiamo cambiato la DRG, avete visto che si sono dati magari il pubblico un po' più lentamente, il privato immediatamente, tutti da fare per velocizzare. Sto ricordando cose ormai di 30 anni fa, ma che sostanzialmente hanno lasciato il segno. Mi trovo ancora gente che dice che dobbiamo cancellare DRG in giro, per cui mi devo far riferimento a questo. E quindi tutto il mondo sta andando a sistemi di pagamento per presa in carico
cioè unico, vale a dire quanto costa mediamente il sistema oncologico, quanto costa un paziente con una determinata patologia, quella è la tariffa che ti garantisco, cioè impedendo di fare la somma d'esamificio, scusate la battuta, che spesso ci succede quando tu vai ad incontrare, vai a provare il servizio in certe situazioni dove l'interesse è solo nel farti, non nel ti serve effettivamente e quindi andiamo. E tutto il mondo sta lavorando lì, o anche poi delle diapositive eventualmente, dove si vede che cosa sta succedendo. E questa è, diciamo, la soluzione tecnica che in linea di massima arriverà, ma anche qui sempre in ritardo fra qualche anno. Nel breve siamo in un momento, come ricordavano prima i rappresentanti politici, in un momento dove paradossalmente la società civile accoglie favorevolmente un incremento del finanziamento della sanità, ma non ce lo possiamo permettere e continuiamo a sbattere su altri, su una serie, per carità, assolutamente condivisibile se volete, ma di sussidi che poi producono forti debiti e che invece non è una soluzione di brevissimo periodo e non di lungo periodo, impedendo di fatto alla sanità di programmare. E questo è, diciamo, il punto di vista della situazione attuale. Abbiamo anche sentito dalle parole del consigliere prima, se tu a settembre mi fai la suddivisione del Fondo Sanitario Nazionale, è evidente che abbiamo perduto tutti 9 mesi in un momento di attesa. Ma alla fine che cosa c'è da fare? È una grandissima dicotomia in questo momento programmatoria, ed è questo probabilmente il cambio di passo che si dovrebbe fare, fra spesa, investimento e quindi ricerca. Nel momento in cui tu dai sostituzione con qualcos'altro, devi avere anche la capacità, e questo è un po' difficile nel nostro servizio, di modificare, di cancellare le cose prima, no? Cardiovascolare, i centri Tau sono ancora lì che si chiedono cosa debbono fare, ma in realtà ci sono soluzioni tecnologiche diverse, e lo stesso dall'altra parte sta accadendo. L'altra cosa che invece i professionisti non stanno capendo, ed è il motivo magari delle reti, è che non vivi ormai più da solo, cioè Regione Piemonte o Regione Lombardia non possono pensare a una struttura di poter vivere da sola, è inserita in un contesto, avete citato prima Novara Vercelli, come due punti dove perdono pazienti in funzione degli altri, e questo è abbastanza evidente che Torino deve trainare dall'altro punto di vista, cioè mettendosi in giochi di hub and spoke e offrendo tecnologia, personale, distanza. Non sto dicendo di dover spostare, sto dicendo che ti devi mettere in rete, perché ormai tutto il mondo della medicina, poi di là vedremo della medicina e dell'oncologia, e qui entro su 3 temi specifici, deve probabilmente modificare. Mi riferisco alla genica, quindi alla medicina di precisione, che è il punto più debole, è quello legato alla capacità di prelievo del singolo specialista. Sto toccando dei temi molto, molto specifici, e che Torino non ha assolutamente problemi, ma quando vado a vederla invece in periferia ce li ha. E allora forse questo discorso, un paziente probabilmente per dire guarda che per fare prelievo devi fare qualche chilometro, uno che ha quel problema lì te lo fa, non si crea problemi. È il nostro errore, stiamo dicendo di dobbiamo avere tutto sotto casa. La cura la puoi avere sotto casa, ma attenzione che la diagnostica in certi passaggi occorre invece averla un po' più, in maniera un po' diversa. Quindi dove passa la sostenibilità sostanzialmente? Visto che non possiamo avere soldi, dobbiamo cambiare un po' i modelli organizzativi, dobbiamo impegnarci nel modificare queste organizzazioni e approfittare di questi periodi di pensionamento modificando quelle che sono le organizzazioni che si sono cristallizzate negli anni. Ed è normale che a fine carriera le persone non siano così pronte a modificare comportamenti e diciamo atteggiamenti, per non dire altro,
Però abbiamo una grande opportunità che è quella di questo cambiamento. Quindi dove va la sostenibilità? In un atteggiamento, in altri termini, programmatorio, organizzativo da un lato e con una richiesta forte dalla società civile in supporto di questa. Se invece stiamo 9 mesi in attesa, probabilmente stiamo andando dalla parte opposta. E questo è uno. E poi bisogna che cominciamo a dirlo anche in maniera forte in Italia, sulla diapositiva che faccio vedere, Svezia, altri paesi si muovono sul bundle payment, cioè su un pagamento ogni comprensivo che ti permette di responsabilizzare la struttura verso, cioè la presa in carico. Perché io che ho un pacchetto di quattrini, a quel punto faccio quello che effettivamente serve, anzi spendo addirittura di più sul farmaco se mi impedisce di fare qualcos'altro. Se mi permette di avere un percorso meno costoso magari nella parte diagnostica. E questo credo che sia l'elemento più importante nel nostro settore. Quindi la risposta tecnica è atteggiamento e sistema di pagamento. La risposta invece locale ha delle logiche di lungo periodo è quella di organizzazione e atteggiamento, engagement dei professionisti in un sistema un po' diverso. Ricordo che il secondo determinante di cambiamento organizzativo invece è quando i professionisti sono convinti. Quindi ne hai due, come pago e quando i professionisti sono convinti. Tutto il resto è imposizione che di solito non è mai ben percepito. Grazie. Vediamo le tue slide. Sì, però le devo fare. Intanto saluto Alessandro Stecco che ci ha raggiunto, grazie, e Carlo Picco, eccolo lì, che già eravamo insieme ieri sui vaccini, insomma. Tra l'altro, datemi notizie della senatrice Boldi. Mennini arriva alle 10:30, quindi tra un po'. E la senatrice Boldi ha detto che arrivava tra un quarto d'ora. Va bene. Allora, per l'avanzatore adesso, senza rientrare in quelle che sono delle informazioni di contesto, adesso arriva qualche 3 minuti, ma concettualmente, probabilmente in presentazione, grazie. Allora, senza andare, tema è evidente che sono con numeri elevati rispetto a quello che sono pazienti cronici, eccetera. Insisto sul bundle payment perché è un tipico pagamento per la cronicità, cioè onnicomprensivo. E se andiamo a vedere parte del piano nazionale delle cronicità, eccolo qua, se cominciamo a vedere ci sono vari sistemi su cui il mondo si sta adeguando. È solo in Italia che non c'è questo dibattito. È evidente che se un paziente cronico io continuo a pagare chi lo cura per prestazione, chi fa l'attività, soprattutto il privato, è, come posso dire, è spinto a fare prestazione. Magari il follow up si può fare ogni 6 mesi, ma io te lo chiedo ogni 3 mesi, ti vedo prima, tu sei pure più contento, e questo è un atteggiamento tipico, no? Di chi viene pagato a prestazione. Tendo a fare più prestazioni del dovuto. Per carità, se ci sono soldi, ben venga. Quando cominciano ad esserci soldi in tutto il mondo, si tende a dire, beh, ma io ti do un pacchetto, e il pacchetto è quello che ti deve servire per prenderti in cura. Ovviamente il pacchetto deve essere tarato in maniera corretta. E quindi, se volete vedere
pagamento del vendor, i fornitori ricevono un importo fisso per servizi diversi durante un determinato periodo. Ok? E il periodo potrebbe essere, se sono nel mondo oncologico come stiamo dicendo oggi, è chiaro che durante il periodo di cura, finché tu sei attivo, hai il tumore attivo, avrai un certo pagamento. Quando invece sei in follow up, e lo speriamo tutti, stiamo cronicizzando, il pagamento è diverso perché dipende da quello che devi fare, no? E il modello enfatizza la quantità delle cure rispetto alla qualità, quindi attenzione perché stai misurando quello, ma ci sono tutti i sistemi di verifica nel mentre che sono molto chiari, no? Quando stai parlando con pazienti cronici c'hai l'accettazione del paziente, che è un passaggio che è obbligato. I sistemi di pagamento che abbiamo in giro per il mondo sperimentando, riesco ad avanzarlo che non mi risponde, che l'adjusted capitation è un sistema invece che è onnicomprensivo, quello come paghiamo il medico in medicina generale sostanzialmente, perché il nostro è un capitation adattato. Manca una I, mi fai avanti per cortesia. Andiamo ancora a vedere, se mi fai un passaggio ulteriore, che così vado direttamente nel far vedere i tre modelli, come si cerca di pagarla, no? Il primo modello è un modello sulla cronicità che prevede un coordinamento. Cioè, se tu devi prendere in carico qualcuno, è evidente che mi stai usando del tempo. Ti devo pagare del tempo, se no io preferisco fare prestazioni. Quindi è il primo sistema, grazie. È il primo sistema che va a prestazione ancora, ma che cerca di prenderlo in carico. Il secondo sistema è quello degli episodi, che potrebbe essere tipico anche del nostro, nel senso che è fatto a scalate differenti, cioè hai un momento attivo, quindi lo leggo ad episodi, potrebbe essere episodi, intendo come se fosse un DRG allargato, cioè per un periodo lungo, ed infine quello che riguarda l'intera popolazione. Quindi noi potremmo muoverci, soprattutto l'oncologia si presta molto bene a questo, e sarebbe anche, se passate, un modello che potrebbe essere accettato dal MEF. E perché noi abbiamo il pagamento solo sui tetto sui farmaci, il tetto sui dispositivi medici, il tetto sul personale, cito i primi tre, semplicemente perché il Ministero dell'Economia e della Finanza deve essere garantito che tutti quanti non sforino la spesa, e quindi ti mette al 13,85% il costo complessivo percentuale della spesa sanitaria. Ora, per fare il passaggio ulteriore, basta dirgli: guarda, questa è la programmazione, questi sono i numeri, paghi globalmente e loro sono ugualmente garantiti rispetto al risultato finale. È un passaggio però culturale che va fatto. E dico, qui lo vedete dove ci sono USA, Germania e Spagna che stanno testando il modello da un lato, dall'altro lato trovate ancora la Germania, la Francia, il Portogallo, la Norvegia. Beh, un po' tutti si stanno muovendo, e già questa diapositiva ha 5 anni, quindi ci stiamo dicendo cose che in giro per il mondo sono già consolidate, perlomeno nel nostro mondo scientifico. Invece in Italia tutti silenziosi, tutti a parlare dei medici che mancano e delle nostre grandi difficoltà. In realtà, se non cambi, se non cominci a cambiare, ci stiamo un po' alla volta incastrando, perché pochi quattrini, meno medici, più necessità, l'equazione ti sta dicendo che non ce la faremo, no? È evidente, tutti fanno finta che questa cosa non succeda. Se mi dai il passaggio ultimo dovremmo aver finito. Ok, io credo di aver dato una perlomeno un'indicazione tecnica, poi è chiaro che l'indicazione politica. Grazie.
Grazie, grazie anche per averci ricordato che il cambiamento di modello è fondamentale, perché non basta metterci soldi. Se non hai modelli adeguati, i soldi prima o poi finiscono, insomma, non sono più che quello che c'è, e quella è la cosa fondamentale. Grazie. Grazie. Francesco Saverio Mennini c'è? Hai già collegato? Ah, benissimo. Onorevole Boldi, Rossana, grazie, ciao. Ben tornata a Motore Sanità. Ciao, mi scuso per... Allora, noi abbiamo fatto vedere all'inizio quello che è l'immediato futuro e il presente dell'oncologia, che è fatta di innovazione dirompente anche tecnologica, farmacologica e tecnologica, diagnostica e anche per quanto riguarda l'organizzazione del sistema. Però dall'altra parte andiamo incontro a una situazione economica non brillante, definiamola così. La regione Piemonte, che ha un'organizzazione di rete organizzativa abbastanza piramidalizzata, ha però un problema unico in confronto alle altre regioni del nord, che continua a perdere pazienti, soprattutto oncologici, nei confronti per esempio della Lombardia o anche in parte della Liguria, soprattutto nelle zone limitrofe. Allora, come si può, nonostante la rete oncologica piemontese ha funzionato, funziona ed è stata forse la più vecchia rete nata in questo paese. Allora, cosa si può fare per dare un'ulteriore spinta, anche visto al PNRR, dal punto di vista organizzativo degli stanziamenti, per far sì che la regione Piemonte diventi più attrattiva anche dal punto di vista oncologico? A te la parola, onorevole Boldi, grazie. Insomma, purtroppo è quello che stai dicendo è vero. Questo riguarda soprattutto le zone di confine, sappiamo benissimo, diciamo nord-est e anche la mia zona sud-est. Allora, intanto secondo me bisognerebbe cercare di rendere più attrattive le strutture ultra specialistiche che pure ci sono e che sono all'interno della nostra regione. Sia quelle che sono sul confine, ma mi permetto di dire anche quelle che sono nel capoluogo di regione, perché evidentemente se i cittadini piemontesi non ritengono di avere punto di riferimento per tantissime patologie oncologiche Torino, un motivo ci sarà, su questo bisognerà ragionare e su questo bisognerà muoversi. Noi stiamo cercando, io credo sia nel Novarese ma anche nell'Alessandrino, di cercare di cambiare un po' questa prospettiva, ma questa prospettiva si cambia, tu sai benissimo che il direzionamento di un paziente da una località all'altra è soprattutto spinta dallo specialista da cui va e dal consiglio del medico di famiglia da cui va. È sempre stato così e questo non ce lo possiamo nascondere. Quindi io credo che si tratti di riconquistare dei pezzetti di fiducia di queste zone, che tra l'altro lo meriterebbero assolutamente, perché noi abbiamo delle grandi strutture e dei grandi specialisti. Aggiungerei però che per quello che riguarda l'oncologia qui bisogna proprio che facciamo una innovazione di processo. Tu hai detto prima, giustamente, che c'è stata poco tempo fa, mi pare, prima dell'estate, abbiamo parlato di innovazioni tumultuose per quello che riguardava la ricerca, i dispositivi medici, per quello che riguardava i farmaci, eccetera. Ma l'innovazione veramente tumultuosa che si aspettano, tra l'altro, i pazienti oncologici è quella di poter avere, per quello che è possibile, un'assistenza anche a livello territoriale. E qui si tratta veramente di un'innovazione di processo, di organizzazione delle cure, incredibile. Perché? Perché ormai, proprio grazie a molte innovazioni, molti dispositivi medici, molti farmaci che è possibile somministrare
al domicilio, dovrebbe essere possibile per il paziente recarsi dallo specialista oncologo nell'ospedale e per moltissima parte essere poi seguito e curato a casa. Da chi? Da un'equipe dove vedo naturalmente l'infermiere di famiglia, l'infermiere di comunità, dal suo medico, dallo psicologo, da tutta una platea di multidisciplinare che lo deve seguire e può seguirla mantenendo questa multidisciplinarità anche grazie alle nuove piattaforme e alla non scoperta, perché non è una novità, ma all'implementazione delle reti di telemedicina che però qualche problema lo creano, perché tu non puoi, ad esempio, un paziente oncologico pensare che possa bastargli contatto con il suo medico attraverso uno schermo. Cioè la telemedicina deve essere intesa unicamente come un prolungamento di un rapporto umano diretto che è indispensabile, specialmente per questi pazienti. Quindi questo è fondamentale. Poi a seguire interconnessione, perché le reti, tu mi dicevi reti oncologiche, il Piemonte, eccetera, ma queste reti poi devono potersi scambiare dati anche tra regione e regione, se no non ha senso, è una cosa che si ferma assolutamente a metà. Purtroppo noi non mi consta che abbiamo ancora piattaforme tali da poter fare questo, in realtà non abbiamo nemmeno la possibilità di avere ovunque registri e registri informatici che possano passare tra di loro informazioni, quindi non siamo tanto ben messi da questo punto di vista. E l'altra cosa che manca, secondo me, è tutto un discorso di preparazione, addestramento, accrescimento di competenze, non solo da parte dei sanitari, ci sono anche dei sanitari che hanno un po' un rifiuto della tecnologia, quindi non solo da parte dei sanitari, ma da parte dei pazienti e dei loro caregiver. Ecco, su questo io credo che non abbiamo ancora approfondito abbastanza la cosa, non sappiamo ancora chi deve istruire. Qualcuno dice potrebbero essere i centri di eccellenza per l'oncologia che si fanno carico di istruire i caregiver, che poi ci sono i caregiver istituzionali, ma ci sono anche i caregiver naturali, familiari, che sono la maggior parte, spesso sono magari delle gentili signore settantenni che curano il marito, oppure cinquantenni che curano i figli, oppure, e questi però sono indispensabili, così come è indispensabile la rete delle farmacie, così come sono indispensabili molte altre cose. Quindi ho l'impressione, e tra l'altro io ho letto alcune ricerche che sono state fatte sui pazienti. I pazienti sono ben consci che sta avvenendo questa rivoluzione e dicono quali sarebbero le loro preferenze, lo dicono perfettamente, dicono che loro preferirebbero non doversi spostare e ricevere a casa ad esempio farmaci che possono in sicurezza essere somministrati a casa, oppure fare i controlli che sono normali, farli a casa. E gli investimenti per fare tutto questo, cioè i denari per investire su questa trasformazione della rete assistenziale, ci sono, anche perché fortunatamente, data la grandissima sopravvivenza che abbiamo in Italia dei pazienti oncologici, credo che siamo tra i più quelli che possono vantare la maggiore sopravvivenza, tant'è vero che i pazienti oncologici ormai vengono spesso messi tra i pazienti cronici, quindi noi li dobbiamo trattare, cioè il tumore spesso subisce una cronicizzazione, a quel punto noi dobbiamo trattare il paziente oncologico come un paziente
cronicizzato e magari pluripatologico. Quindi le cose si sovrappongono. I denari, secondo me, per fare questo ci sono, anche perché oltre ai soldi del PNRR ci sono quei famosi 4 miliardi messi a disposizione dall'Europa proprio per i pazienti oncologici nel piano oncologico europeo, con la finalità di rendere e migliorare la vita dei pazienti oncologici. Succederà tutto questo? No, sinceramente sono un pochino pessimista, io lo sai, su questa cosa, perché credo che ci si stia preoccupando più del dove che del come e con chi. E quindi non lo so, staremo a vedere se a luglio del 2023 e poi ancora nel 2026 cosa saremo riusciti ad ottenere. Ancora una cosa e poi concludo. Non ho sentito gli interventi precedenti. Certo è che non ho sentito parlare tanto di prevenzione, né di prevenzione primaria né di prevenzione secondaria. Nel PNRR se ne parla pochissimo, e sulla prevenzione secondaria sappiamo invece che screening eccetera sono stati lasciati parecchio indietro. Tra l'altro adesso ci sarebbe la possibilità di fare degli screening con mezzi modernissimi e anche facili da usare. Mi pare però che, come al solito, non si stia andando su questa strada, e invece credo che i pazienti si aspettino proprio che venga intrapresa questa strada per le loro terapie. Credo che debba esserci proprio, tu dicevi prima per quello che riguardava i farmaci, una rivoluzione tumultuosa, lì c'è stata, mentre invece non vedo nessuna rivoluzione tumultuosa per quello che riguarda i processi organizzativi, anzi mi pare che stiano andando molto a rilento, con grande fatica, che si siano create delle aspettative enormi sul PNRR, aspettative che non vorrei venissero clamorosamente deluse, perché sarebbe veramente disastroso, perché i pazienti si aspettano di essere curati a casa, dovendosi muovere meno possibile, il meglio possibile e con i farmaci e i dispositivi di ultimissima generazione. Si può fare dal punto di vista regge il nostro sistema. Il nostro sistema regge, se torniamo a quella parola vecchissima che parla di appropriatezza, di controllo molto stretto di quello che viene dato ai pazienti, e purtroppo anche di scelta, a seconda della tipologia dei pazienti, di dare o meno determinati farmaci, scartando a priori, come spesso si fa, i farmaci precedenti che però funzionano, e dare l'immediato accesso al super innovativo. Insomma, anche su questo bisognerà fare un ragionamento. Grazie Rossana, grazie di questa tua carrellata, speriamo di no, anche perché, come hai detto tu, il PNRR è debito, per cui se usiamo male i soldi del debito aumentiamo il debito e in realtà ne creiamo dell'altro, quindi è debito buono, ma sempre debito è, quindi grazie. Aggiungo ancora una cosa che però sì, è importante. Quando si dice che il PNRR così com'è andrebbe modificato, io credo che non si voglia dire che va rinegoziato in Europa, però dobbiamo metterci intorno a un tavolo e sapere che se prima con quei soldi lì costruivamo 10 ospedali, adesso con quei soldi lì ne costruiamo 7. Questo è un ragionamento che dobbiamo fare, perché c'è stato
un aumento dei costi di tutto incredibile. Mi pare che quest'idea non sia ancora ben chiara. Rossana, in Piemonte allora siamo virtuosi, perché in realtà è 20 anni che non ne costruiamo neanche uno, per cui non riusciamo a costruirlo. Su questo siamo a posto, siamo allineati. Ne costruiremo due e quelli sì, ci saranno. Però adesso siamo ancora lì che parliamo di gare e così via. Costruiremo anche perché non ci affidiamo solo ai soldi del PNRR. Perfetto. Francesco Saverio Mennini. Cronicizzazione e sostenibilità economica. Abbiamo detto prima che fortunatamente, come ha ricordato anche l'onorevole Boldi, i pazienti ammalati di tumore vivono a lungo, guariscono anche in Italia, hanno un follow up, molti cronicizzano e tutto questo, quindi diciamo che la patologia tumorale rientra ormai nelle patologie croniche. Però tra le terapie geniche, la diagnostica è sempre più tumultuosa e la cronicizzazione, come riusciamo a reggere tutto questo in un futuro economico che non è certamente roseo, insomma, no? Tra economia di guerra e innovazione dirompente. Prego. Intanto buongiorno a tutti. Non so se posso presentare delle slide, quanto tempo mi dai? Vai pure Francesco, presento pure le slide. Ma così presento anche... Possiamo aumentare la... Aspettate. C'è un problema di... Ah, eccolo qua, aspettate. Perfetto. Ce la dovrei fare. Eccolo qua, perfetto. Mi levo dallo schermo. Sembra che siano tante, ma in realtà vado molto veloce e le salterò alcune. Io parto proprio per affrontare questa problematica. Intanto mi rifaccio anche alle ultime parole dell'onorevole Boldi. E esploderò infatti nello specifico questi aspetti per quanto riguarda anche prevenzione, screening e modelli organizzativi gestionali. Credo che queste siano tre parole chiave molto importanti per quanto riguarda il futuro dell'oncologia collegata alla cronicizzazione di questi pazienti. Da una parte quindi è un aspetto molto, molto favorevole, dall'altro però dobbiamo appunto mettere in campo tutti quegli strumenti che siano utili. Perché? Perché tra l'altro proprio l'emergenza Covid ci ha fatto emergere tutta una serie di problematiche, qui ripeto vado veloce, mi scuso per chi sta guardando, perché ci ha fatto proprio ragionare, ha fatto ragionare il sistema che deve iniziare a guardare in un'ottica sì di sostenibilità economica, organizzativa e finanziaria proprio partendo da un periodo di crisi. La teoria economica generale ci insegna proprio questo: in tutti i momenti di crisi o momenti emergenziali di qualunque natura, anche sanitaria come è stata l'emergenza Covid, quelli sono i momenti in cui i paesi più attenti introducono nuove riforme, migliorano quello che non ha funzionato, vanno a vedere che cosa non ha funzionato sia a livello generale che a livello particolare. Oggi appunto parliamo dell'oncologia, per cercare poi quindi di introdurre quelle innovazioni che possono garantire una reale sostenibilità del sistema, ma soprattutto per cercare di garantire l'accesso migliore alle cure e più efficaci e anche più efficienti allo stesso tempo, perché questo porta dei vantaggi importanti, porta dei vantaggi al sistema sanitario, porta dei vantaggi al paziente, ma porta dei vantaggi anche al paese, no? Come abbiamo dimostrato con un recente studio sul raggiungimento delle coperture vaccinali, che ha permesso al nostro paese fortunatamente di risparmiare tra i 200 e i 250 miliardi di euro di prodotto interno lordo. Quindi nuovamente dobbiamo ragionare nell'ottica in cui l'investimento in sanità è un investimento vero e proprio e non è un costo. Per l'oncologia qual è la situazione? Soprattutto qual è la situazione post-Covid? Perché noi dobbiamo partire da questo momento per cercare di capire poi quali sono gli interventi migliori che possiamo mettere in atto affinché nel medio-lungo periodo si costruiscano questi modelli organizzativi gestionali che permettano appunto di tutelare nel miglior modo possibile la salute dei cittadini ma allo stesso tempo anche migliorare la loro qualità di vita in senso lato, quindi anche ridurre gli spostamenti, che poi ha anche un impatto importante sui costi legati alla mobilità sanitaria, che ha dei riflessi importanti per quanto riguarda anche l'impatto sulla perdita di produttività, ma soprattutto dà la possibilità al sistema di trattare nel miglior modo possibile questi pazienti e dargli l'accesso
più rapido e migliore anche alle terapie di ultima generazione, le terapie innovative, ma anche, perché no, all'assistenza post malattia, che diventa sempre più importante in termini di qualità della vita. Parto dallo studio on COVID dell'IOM, dove si evidenzia infatti proprio che più di un paziente su sei risente dei postumi a lungo termine. Questo quindi genera dei problemi con effetti sulla sopravvivenza e sugli esiti oncologici dopo la guarigione. Quindi colpendo dopo la guarigione più del 15% dei pazienti affetti da cancro. Questo perché è importante? Perché chiaramente a seguito di questa problematica, sempre quello che emerge da un COVID, per quanto attiene alla gestione quindi della malattia oncologica, il 15% dei pazienti in cura, per esempio con terapie sistemiche antitumorali, al momento della diagnosi di COVID ha dovuto sospendere definitivamente la terapia. E questo ovviamente poi si riflette negativamente dal punto di vista anche della qualità della vita del paziente, della progressione naturalmente poi della malattia, e quindi poi dal punto di vista economico e gestionale va a impattare negativamente sul sistema sanitario nel suo complesso, ma anche sul sistema sociale e sul sistema economico del paese. Quindi dobbiamo trovare tutti quegli strumenti e quegli accorgimenti che ci consentano di garantire questo trade-off importante tra sostenibilità economica da una parte, disponibilità a pagare, quindi costo opportunità, ma soprattutto interventi più efficaci e migliori. Recentemente abbiamo pubblicato sul rapporto FAVO insieme alla Regione Emilia-Romagna alcuni dati che ci fanno vedere qual è stato l'andamento dei ricoveri medici per quanto riguarda i pazienti oncologici nella regione Emilia-Romagna. Quindi abbiamo fatto tutta un'analisi sulla variazione dei ricoveri per raggruppamento tumorale, anche di patologie tumorali, come vedete, e abbiamo anche effettuato delle scomposizioni dei dati per gruppo di patologia principale, dove si è visto che per esempio la riduzione maggiore dei ricoveri è, coerentemente con la salvaguardia delle prestazioni urgenti e essenziali, quella relativa a pazienti con tumori benigni, un meno 33%, seguiti quelli a tumori con comportamento incerto, meno 28%. C'è stata una riduzione un po' inferiore per quanto riguarda invece i tumori oncoematologici. Per gli altri tumori la riduzione è stata del 20%. Comunque c'è stata una riduzione importante proprio a seguito di questo. Lo stesso abbiamo fatto anche un'analisi sulle prime visite, dove anche qua abbiamo riscontrato una riduzione che comunque è importante. Uno può pensare meno 13% è poco, ma meno 13% vuol dire che sono pazienti quindi che hanno ridotto anche le prime visite. Chiaramente riducendo le prime visite, e soprattutto nel primo periodo dell'ondata pandemica, questo poi determina anche a cascata un peggioramento dello stato di salute. E qui sottolineiamo l'importanza dei modelli organizzativi gestionali. La Regione Emilia-Romagna è stata in grado in quel caso di riorganizzarsi abbastanza rapidamente, ha cambiato e rafforzato l'offerta in tempi relativamente brevi, dopo aver monitorato ed evidenziato quali erano gli aspetti negativi nel percorso gestionale di presa in carico del paziente, e questo quindi ha permesso di riprendere una situazione quasi vicina alla normalità che era quella prima dell'emergenza COVID. Perché sottolineo questo aspetto? Proprio perché il modello organizzativo gestionale, come sottolineava anche l'onorevole Boldi e come recentemente tanti studi stanno dimostrando, diventa veramente la variabile più importante, addirittura molto più importante anche del costo dei trattamenti, del costo delle terapie, per garantire un accesso corretto ed appropriato ai pazienti. Ma tutta la problematica ha fatto esplodere, collegata soprattutto all'emergenza COVID, già si incominciava a vedere un dato purtroppo preoccupante prima dell'emergenza COVID, il tutto è stato acuito ancora più fortemente con la pandemia, è quello relativo agli screening. Anche qua mi rifaccio a quanto sottolineava l'onorevole Boldi. Io credo che questo sia un aspetto importantissimo per tutte le patologie, ma a maggior ragione per le patologie oncologiche collegate anche alla cronicità dei pazienti e all'utilizzo corretto delle risorse. Purtroppo c'è stato un calo importante di attenzione verso i programmi di screening, verso il monitoraggio per andare a verificare se poi questi programmi di screening garantivano
quella copertura su tutti quanti i pazienti che dovevano essere poi ricompresi all'interno del programma di screening stesso. E qui emerge anche l'altro problema collegato anche col PNRR, che purtroppo all'interno del PNRR, che è nato a seguito appunto delle queste risorse sono state messe a disposizione a seguito della pandemia, la pandemia ha fatto emergere l'importanza della prevenzione a tutti i livelli, non ci sono dei riferimenti alla prevenzione e agli screening. Invece è molto importante, perché in tanti modelli di screening, come attestato a livello delle maggiori istituzioni internazionali, ma anche delle più importanti pubblicazioni, si sono sempre rilevati essere i più costo efficaci e nella maggior parte dei casi interventi sanitari anche cost saving, perché rappresentano un vero e proprio investimento da parte di ogni singolo paese, perché i programmi di screening agevolano far emergere i pazienti all'inizio, spesso e volentieri, per manifestarsi di una patologia. Questo ovviamente rappresenta un vantaggio importante per la presa in carico del paziente precoce, perché riesce a prenderlo in carico precocemente, riesce a trattarlo precocemente, a ridurre gli effetti negativi della progressione della malattia, soprattutto oncologica, in molti casi riesce a farli guarire o in alcuni casi riesce a cronicizzare, però cronicizzare con livelli di disabilità anche molto bassi. Quindi questo a cascata si determina una riduzione dei costi per il sistema sanitario, come dimostrato da tantissime analisi, ma anche una riduzione dei costi cosiddetti indiretti. Intanto perdita di produttività, perché il paziente, se ha una disabilità molto bassa, addirittura è guarito grazie al programma di screening e quindi ai trattamenti conseguenti della presa in carico precoce, può tornare al lavoro e quindi abbiamo un impatto positivo sul PIL, oltre che sulla qualità della vita del paziente stesso. Dall'altra parte, avendo un livello di disabilità molto basso o addirittura è guarito e quindi non ha più quel livello di disabilità, non può più accedere alle prestazioni del sistema previdenziale, quindi gli assegni ordinari di invalidità, le pensioni di inabilità e le indennità varie. C'è una situazione molto eterogenea purtroppo a livello regionale, sia a livello regionale anche che per tipologia di screening, che è legata alle decisioni prese da ogni regione per quanto riguarda anche la ripartenza dei programmi stessi. Questo è il dato dello screening mammografico. Nel 2020 rispetto al 2019 c'è stata una riduzione del 37% delle donne esaminate. Alcune regioni nel periodo giugno-settembre-ottobre hanno registrato però poi dei recuperi che ancora però non sono andati ad annullare il decremento che c'era stato precedentemente. Lo screening colorettale vede una riduzione del 45% nel 2020 rispetto al 2019. I clinici che stanno seguendo la giornata odierna, ma anche chi si occupa di oncologia in generale, anche a livello decisionale, può benissimo intuire quali possono essere le conseguenze di questa riduzione forte anche dei pazienti che sono esaminati. Quindi diciamo che i dati più preoccupanti mostrano e hanno mostrato, proprio a seguito dell'emergenza Covid, una riduzione delle prime visite e il forte decremento che hanno subito anche i ricoveri ordinari e chirurgici durante la prima ondata, rispettivamente del 34 e 42%, oltre alla riduzione dell'attività di screening. Quindi bisogna, molte regioni, molti centri lo stanno già facendo, già a fine 2021 hanno iniziato un percorso di ripresa importante, ancora non siamo arrivati ai livelli pre-pandemia e soprattutto ai livelli del 2019, e questo però è l'obiettivo che bisogna porsi innanzitutto nell'ottica proprio del paziente, perché a questo punto e in questo modo recuperando questa perdita di screening, questa perdita di ricoveri, questa perdita di presa in carico del paziente, riusciamo nuovamente a tutelare nel miglior modo possibile il paziente, ma dall'altra parte riusciamo anche ad ottenere un risultato positivo dal punto di vista anche dell'utilizzo corretto delle risorse. Non dico che andiamo a risparmiare, ma andiamo ad utilizzare correttamente le risorse. Quindi la pandemia, oltre a queste conseguenze drammatiche che abbiamo anche evidenziato con riferimento specifico anche all'oncologia, ha mostrato quindi ulteriormente queste lacune. Quindi lacune che si estrinsecano soprattutto riferite alla prevenzione e alla medicina del territorio. Il PNRR, per quanto riguarda l'assistenza territoriale, in teoria dovrebbe darci una mano importante, dovrebbe dare una mano importante al sistema, perché le risorse
messe in campo sono molto elevate. L'importante è che si dia seguito a tutte le proposte che sono state portate avanti alle progettualità per migliorare assistenza territoriale e domiciliare all'interno del nostro paese, soprattutto nell'ottica dell'oncologia, perché sappiamo bene che si può andare, grazie alle nuove tecnologie, a una efficace assistenza territoriale, a un'efficace assistenza domiciliare che comporta a cascata miglioramento della qualità della vita, guarigione più veloce del paziente, ma soprattutto poi dal punto di vista economico, l'aspetto che analizzo sempre più da vicino, un vantaggio anche dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse. Purtroppo, per quanto riguarda invece la prevenzione, il PNRR non ci può dare una mano, e da questo punto di vista il richiamo molto forte che faccio, non solo come esperto del settore, ma anche come presidente di una società scientifica, è che tutti i decisori, a partire a livello centrale, regionale e locale, si rendano conto di quanto è importante, quanto sono importanti le politiche di prevenzione primaria e secondaria, quanto sia importante riattivare a pieno regime tutti i programmi di screening, perché per molte patologie, direttamente o indirettamente, che coinvolgono l'aspetto oncologico, per esempio mi viene in mente anche l'HPV, purtroppo hanno visto una riduzione molto forte dell'aderenza ai programmi di screening. E questo, come abbiamo dimostrato e stiamo pubblicando un ulteriore studio, proprio anche a livello dell'HPV, per esempio, anche in quel caso si vede come si andrà a determinare nei prossimi anni, ma già da quest'anno, anche una perdita dal punto di vista economico e finanziario molto importante, chiaramente accompagnata purtroppo da effetti negativi per quanto riguarda la salute dei pazienti stessi. Quindi non bisogna sottovalutare l'importanza dei servizi, dei quali la medicina di base, i servizi di prevenzione e sanità pubblica, la diagnostica, le strutture territoriali e residenziali. Bisogna anche ribilanciare i modelli di valutazione attuale, che sono purtroppo fortemente incentrati su appropriatezza ed economicità, con indicatori invece relativi, bisogna appunto quindi ribilanciarli con indicatori relativi a dimensioni quali la sicurezza e la gestione del rischio, l'adeguatezza strutturale dei servizi e dei sistemi sanitari, ma anche l'adeguatezza del livello di finanziamento del sistema sanitario, perché anche qua l'emergenza Covid ha mostrato in maniera incontrovertibile quello che noi economisti dicevamo da tantissimi anni, che il sistema negli ultimi 20 anni è stato fortemente sottofinanziato. Basta andarsi a divertire a fare un rapporto spesa sanitaria pro capite su PIL pro capite in Italia. L'Italia negli ultimi 20 anni è sempre al di sotto della retta di regressione. Questo significa non che spendiamo meno degli altri paesi, significa che abbiamo sempre speso negli ultimi 20 anni meno di quello che potevamo permetterci di spendere, che è un concetto diverso se abbiamo speso o spendevamo più o meno di altri paesi. Siamo al di sotto della retta di regressione, quindi spendevamo e abbiamo speso meno di quello che potevamo permetterci di spendere. Questo chiaramente non è sostenibile con tutti i discorsi che stiamo facendo questa mattina, perché se vogliamo introdurre questi miglioramenti e queste migliorie, non possiamo neanche affidarci esclusivamente al PNRR, perché il PNRR, le risorse nel 2026 finiranno, non ci saranno più. A quel punto tutte le innovazioni che abbiamo implementato, se riusciamo a implementarle tutte quante, dovremmo avere dall'altra parte le risorse necessarie poi per mantenerle e per proseguire per quei percorsi che verranno innescati dal PNRR. Ma lo potremo fare solamente se riusciamo nuovamente a riequilibrare le risorse finanziarie messe a disposizione del sistema sanitario, che devono essere collegate al fabbisogno reale. Quindi solo da una corretta e tempestiva lettura della realtà possiamo trarre preziose indicazioni di politica sanitaria per un miglior utilizzo delle risorse che sono state messe a disposizione. Il percorso caratterizzato anche dalla metodica dell'HTA, che viene utilizzato nei principali paesi industrializzati ed europei in termini proprio di pianificazione e programmazione sanitaria, è lo strumento migliore che permette di valutare, valorizzare e anche monitorare, perché poi c'è anche quest'altro aspetto importante.
Quindi l'emergenza oncologica è una realtà preoccupante dal mio punto di vista, alla luce di questo, che tutte le analisi che abbiamo fatto. Gli sforzi degli operatori del settore sono costanti, continui ed enormi, però questi sforzi vanno coadiuvati con una revisione dei modelli organizzativi e gestionali. Bisogna proporre soluzioni che migliorino i modelli organizzativi e gestionali della presa in carico del paziente e sostenere sempre di più anche gli interventi di prevenzione e anche di screening, perché appunto l'interruzione o il rallentamento degli screening inciderà e, se non apportiamo le opportune modifiche, continuerà ad incidere in maniera ancora più preoccupante sugli outcome dei pazienti. Mi fermo qua e non voglio prendere altro tempo. Grazie. Grazie, professor Giannini. Grazie, Francesco, di questa bellissima relazione. Bene, che i 25 milioni in meno alla Regione Piemonte su 8 miliardi, i 50 milioni in più alla Campania su 7 miliardi e 8, quindi è finito Tarallacevini, poi è deciso la MEF la prima volta, che non sia un freno agli investimenti innovativi, perché insomma l'oncologia richiede naturalmente investimenti, ma, e lascio la parola a Carlo Tommasini, richiede anche fondamentalmente il ruolo istituzionale delle aziende, ma anche del terzo settore, che oggi è ampiamente rappresentato. Carlo, a te la presenza. Grazie. Beh, la diversità tra regioni c'è anche nello squilibrio economico. Sto pensando ad altre regioni, qui in Piemonte la situazione è fortunata, 25 milioni, altre regioni si confrontano con 500-700 milioni di sbilancio, quindi la preoccupazione, la diversità in Italia è sovrana da questo punto di vista ancora. Allora, iniziamo questa prima sessione, tralascio... tralascio una piccola presentazione che avevo, perché volevo riallacciare un pochino il filo che ha collegato tutte le prime relazioni che abbiamo ascoltato. Siamo tutti d'accordo sul fatto che la pandemia, tutti l'hanno ricordato e ce lo ricorderemo perché, per tanto tempo, perché ha diviso la sanità in una sanità prima della pandemia e una sanità dopo la pandemia. La pandemia è stata un effetto così pervasivo su tutti i sistemi sanitari, come se qualcuno avesse scosso fortemente l'albero sul tronco e fatto cadere tutte le foglie morte che rimanevano lì attaccate sull'albero, non si sa bene a far che ci hanno fatto vedere o intravedere qualche cosa di nuovo, anche quello che avremmo voluto vedere, che abbiamo avuto, ma che avremmo anche desiderio che si mantenesse nel tempo. Sto pensando che durante la pandemia abbiamo visto cose che non avevamo nemmeno mai osato immaginare. Abbiamo visto la rapidità del sistema a reagire, abbiamo visto la collaborazione fra tante strutture, non solo sanitarie ma anche interistituzionali, abbiamo visto la partecipazione di tutti quanti, abbiamo visto tanta discussione, tanti pareri, che abbiamo visto forum sulla sanità che non avevamo mai visto prima, abbiamo visto tecnologie, farmaci e vaccini nel giro di un anno disponibili, abbiamo avuto modi di accesso, modalità di accesso a queste nuove tecnologie incredibilmente veloci, modalità nuove per accedere, sistemi di prenotazione, chi l'aveva mai visto quei sistemi di prenotazione che abbiamo avuto, i richiami attivi, la telemedicina e le visite che tutto a un tratto si è scoperto che c'erano, ma sono passate dall'1% al 60% in alcune situazioni. Insomma, abbiamo visto cose che a questo punto ci stiamo, credo, tutti chiedendo: ma perché non si possono applicare anche a tutto il resto? Cioè, che il Covid sia un'eccezione, oppure può essere anche applicato alla malattia croniche, all'oncologia, a tutte le altre patologie. Abbiamo visto anche l'ospedale che ha risposto selezionando e quasi oscurando alcuni settori, cercando di aumentare la risposta territoriale che c'è stata, perché con le USCA abbiamo visto anche lì cose mai viste. Cioè, sono state fatte, anche se nessuno lo sa, molte più visite domiciliari durante il periodo del Covid che in condizioni normali con il medico di medicina generale.
No, non avete idea di quante decine e decine e migliaia di visite domiciliari sono state fatte in condizioni tutt'altro che semplici. Ora, il problema è che se esiste un prima il Covid e un dopo il Covid, forse sarebbe il caso di chiarirsi anche sul fatto che il futuro d'ora in avanti, l'unico errore che possiamo fare è quello di dire torniamo al pre-Covid. No, bisogna iniziare con una tabula rasa, abbiamo un albero privo di tutte quelle superfetazioni, tutte quelle cose, e c'è anche una sensibilità completamente diversa degli utenti e dei cittadini rispetto a quello che si può effettivamente ottenere. E allora prendo quattro cose che sono uscite fuori da questo. Bologna e Boldi che hanno ricordato in modo particolare sull'oncologia il fatto di, credo sia implicito, non l'hanno detto chiaramente, però nel percorso oncologico si parla sempre, ed è giusto perché è fondamentale quello, però cerchiamo, non vuole essere esclusivo, di farmaci di ultima generazione, ricerca, diagnostica, eccetera. Poi bisogna parlare anche della prevenzione, degli stili di vita, degli screening, come è stato ricordato ultimamente, perché è inutile avere tanti farmaci a disposizione e poi avere uno screening che è fermo al 50%, al 70%. Ragazzi, c'è qualche cosa che non funziona. E quindi questo aspetto teniamocelo a mente, perché lo screening non è una prestazione. Lo screening fa parte di una modalità organizzativa che tanti hanno richiamato, è un modo di fare le cose. Il 50% o il 90% dipende da come si organizzano certe cose. Il consigliere Magliano ha parlato di sono tante le forze in campo e ha fatto esplicito riferimento a quello che è il piatto forte di oggi, che è il terzo settore, il volontariato, con la loro presenza dentro, che c'è sempre stata, anzi è uno dei punti di forza della nostra Italia, il volontariato, diversamente a tante altre cose. Semmai si tratta di cercare di capire nel post-Covid, non come prima, nel post-Covid quale può essere il necessario e utile maggiore contributo in una modalità diversa di organizzare, perché anche qui screening e prevenzione è un settore in cui i sistemi pubblici sanitari non ci arrivano fino in fondo. Quindi forze in campo. Il consigliere Valle ha richiamato anche, mi ha colpito, la buona spesa. Ci sono tante risorse, ne sono arrivate tante, non sappiamo quante ne arriveranno, come ricordava prima come veniva ricordato da tutti prima, comunque la buona spesa ancora è il margine per ragionare sull'appropriatezza di utilizzo di queste risorse, ma anche la buona spesa, il vincolo firme delle risorse, l'ha ricordato sia il professor Mennini che il professor Croce, i soldi saranno sempre finiti, quando quello che conta è anche il livello, il come si utilizzano e si mettono al valore queste risorse, poche o tante o giuste che siano, però questo è un problema, il come fare. E prendo ad esempio solo come elemento su cui invito tutti quanti, non su questo punto, ma sul significato di questo punto, quello che ricordava il professor Croce quando ha parlato di bundle, cioè nuovi sistemi di pagamento, che poi sono anche quelli che trainano, perché ora tutto il mondo ha sperimentato la telemedicina, ma fin quando, e si è fermato lì, perché fin quando non tarifferanno bene la telemedicina, questa non decollerà mai, perché c'è bisogno di certezze, lo ricordava, ma ha ricordato anche questa storia del bundle. Il bundle, ora qui credo tutti lo sappiano, il bundle non è nato in economia, è nato in medicina e terapia intensiva, perché il primo bundle che è stato fatto è stato quello per i respiratori, per le infezioni del respiratore. Si tratta di 5 manovre,
semplicissime, banalissime, tenere a 45 gradi la testata del letto, le medicazioni fatte in completa asepsi, gli antiacidi, le calze per prevenire le trombosi degli arti, così via. 5 cose devono essere fatte, 3 giorni, monitorate 3 volte al giorno, che sono state capaci di portare a zero, dove sono state utilizzate, le infezioni che levavano la vita alle persone in terapia intensiva, portate a zero senza nessuna spesa aggiuntiva. Però il bundle vuol dire avere un'organizzazione, un pensiero dietro di come un team riesce a gestire una certa situazione. Va benissimo questo bundle nel capacità di incidere anche sulla nuova organizzazione, però bisogna essere chiari e consapevoli che non si può mettere il bundle su un'organizzazione che non è preparata a lavorare in team, è fatta di unità operative, fatta di dipartimenti, eccetera. Deve essere un'organizzazione fatta di persone, tante discipline diverse, tanti professionisti diversi, che lavorano in un modo diverso per un unico obiettivo, per un unico risultato, e sono autonomi, indipendenti sul come raggiungere quell'obiettivo. Allora il bundle funziona, e funziona molto bene, e forse è la soluzione a tante cose. Allora, quale situazione migliore di quella che c'è ora? Perché siamo tabula rasa fatta dalla pandemia. Il rischio è non tornare a quello, riprendere come se il Covid non fosse esistito, riprendere le vecchie abitudini. Il PNRR ci sta dicendo qualcosa, perché il legislatore, non so se consapevolmente o inconsapevolmente, credo la prima, abbia pensato che, per esempio, la riorganizzazione del territorio, lì davvero sul come c'è tanto da fare, ma tanto da fare. E sto pensando, ad esempio, case della salute, ospedali di comunità, le centrali operative territoriali. Ma queste sono le occasioni per mettere in campo quelle forze che venivano ricordate, le tante forze. Ma soprattutto, siccome la sessione è questa ed è non per questo, ma perché questa cosa vi va risvegliata, nel confezionare l'organizzazione e i servizi, una cosa è quello che normalmente viene fatto dai professionisti, dai gestori, che disegnano qualche cosa. Qualcosa invece è organizzare i servizi partendo dagli utilizzatori, e in questo senso devo dire le associazioni e il volontariato sono forse il canale di comunicazione migliore con i cittadini per avere le risposte a come devo organizzare in modo semplice, rapido, eccetera, perché il rischio è quello che, se organizzato più unilateralmente, credo di dire cose che voi tutti sapete, nascono delle storie più a misura dei professionisti che non a misura di, senza, ma inconsapevolmente, perché non siamo abituati a lavorare. Ora, siccome nelle altre comunità è prevista la presenza delle rappresentanze della comunità, delle rappresentanze delle associazioni, mi sto domandando, ma si costruiscono i case, si costruiscono degli ambienti dove posizionare questo alla targa sopra, oppure si inizia a dire, ma che si fa lì dentro, come si costruisce le cose e i servizi? Forse questo è il momento in cui si possono avere risposte utili anche sui tassi dello screening, sulle prevenzioni, sugli stili di vita e quant'altro, sulla prevenzione. Poi, fermo restando, tutti i contributi che voi date in forma di supporto alla ricerca, di supporto alla tecnologia, eccetera. Però quello, il core business di tutto quanto, la vostra missione, credo sia quella invece di provare a tenere aderente il sistema gestionale e professionale sui bisogni reali, quotidiani, perché in ospedale ci si va una volta e sul territorio, nel domicilio, ci si sta tutto il resto della vita, che poi va a fare, è lì che si gioca la partita. Di là si gioca un'altra partita importante, ma come hanno ricordato tutti quanti, l'Italia non ha niente da invidiare in termini di competenze, risorse, disponibilità
con qualche disguido, come al solito, eccetera, a nessun altro. Quindi l'invito è proprio su questo aspetto. E quindi apro la sessione a cui parteciperà il presidente della quarta commissione sanità di Regione Piemonte, Alessandro Secco. Leggo qui perché senza occhiali non riesco a leggere. E poi parteciperà Carlo Picco, direttore generale dell'ASD Città di Torino, commissario dell'azienda Zero del Piemonte, Anna Lia Giliberti per l'Associazione Prevenzione e Cura dei Tumori in Piemonte, Viola Erdini, presidente della Fondazione Tempia, Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia, Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale FAVO, presidente della Lampedea Latino Onlus, Francesco Spittulli, presidente nazionale di ITE, quest'anno fa i 100 anni di vita, Salvo Testa, ideatore, fondatore, promotore e presidente Fondazione Mutagenes, Paola Varese, presidente del Comitato Scientifico di FAVO, e Ugo Viora, executive manager di Amar Piemonte. Allora, ringraziando tutti quanti e piacere, do la parola al presidente Alessandro Stecco. Intanto si sente da qui? Sì. Ringrazio Claudio Zanon, Motore Sanità, e il dottor Tomassini, il dottore Tomassini, che modera questa sessione. Devo dire che è un piacere sentir parlare toscano, perché io insomma non nascondo, anche se nascondo, che insomma, 22 anni fa appunto vivevo a Firenze, quindi, e mi sono specializzato a Careggi. Come medico, sono medico radiologo, ho sempre un po' approfondito il tema della diagnostica anche in ambito oncologico. E sicuramente quindi questo target che Motore Sanità ha messo a fuoco negli ultimi due anni, di fare questo melting pot, questa contaminazione trasversale attraverso professionisti di diverse specialità, diversi settori, è una cosa molto importante, perché va nella direzione di quello che anche poco fa, tra gli spunti detti da dottor Tomassini, sono emersi, cioè quello che l'oncologia è chiaramente un tema talmente vasto e talmente complesso che bisogna che venga gestito non in senso monospecialistico, con tutto il rispetto naturalmente sempre per chi è specialista, ma in modo trasversale, con assolutamente con delle trasversalità su tante specialità che possono insistere su questa branca e nell'interesse dei pazienti. Volevo mettere a fuoco alcuni spunti che sono quelli che sono stati un po' evidenziati dai precedenti relatori. Allora, innanzitutto il Covid, avete visto che, come sa l'amico dottor Picco, che ha seguito insieme all'assessore Icardi e al presidente e a molti direttori generali la pandemia. Ecco, il Covid ha determinato, è stato detto anche prima, poco fa, ha determinato la necessità di misure speciali, organizzazioni speciali. Lo ha determinato a Roma in termini di gestione generale, e lo ha determinato anche nelle regioni, dove, perché si apre un'unità di crisi, perché la regione Piemonte costruisce un dipartimento di emergenze infettive, che è il DIRMEI, che è stata una carta vincente per la risposta a queste e a future pandemie. Ecco, queste misure speciali dimostrano, e anche quindi con delle aperture che la normativa italiana, molto bloccata sulla privacy, su altri temi, precedentemente al Covid, aveva diciamo rallentato, con aperture hanno permesso di creare soluzioni più snelle, più rapide, più capillari. Ed arriviamo un po' al punto dell'oncologia e della capillarità, perché quello che si è visto è chiaramente che tenere tutti i pazienti, 3.600.000 affetti da tumore, dentro le mura di un ospedale, degli ospedali italiani, potrebbe non essere, vedo anche Paola Varese con cui condiviso diverse volte questo pensiero, non è la soluzione. La soluzione chiaramente è quella di dare dei servizi più diffusi, utilizzare canali telematici, la Rossana Boldi prima ne ha parlato,
Ma anche andare a veramente a vincere quella battaglia dell'oncologia di prossimità o l'oncologia territoriale, perché oggi grazie a farmaci innovativi, grazie a terapie, protocolli terapeutici che non necessitano di essere esclusivamente all'interno delle mura ospedaliere, in futuro sempre di più, è possibile ipotizzare una maggiore capillarità nella gestione della... Per arrivare a questo, arrivare al territorio, arrivare a potenziare la gestione sul territorio, necessita la sanità di avere dei cambiamenti di paradigmi. Oggi pensare, chi è stato direttore generale o direttore della sanità, pensare oggi un organigramma della sanità regionale che preveda che un'oncologia possa operare all'esterno delle mura dell'ospedale, oggi è un pochino, come dire, è un po' avveniristico, è un pochino difficile da pensare, difficile da organizzare, però c'è qualche realtà italiana che l'ha fatto. E quindi penso che cogliere delle best practice in questo senso sia assolutamente una delle cose da fare. L'altra questione è la capillarità attraverso strumenti telematici, ma anche arrivare al singolo paziente con l'SMS. Sembra una cosa semplice oggi ricevere un SMS di un appuntamento o di una cosa, però l'adesione allo screening, il no-show, il non presentarsi a una prestazione diagnostica prenotata perché non si ha il recall attraverso magari questi strumenti, sono delle cose che si possono migliorare con strumenti banali, perché a volte questo, più una campagna di comunicazione più forte, può permettere migliori percentuali. Quindi il sistema organizzazione è quello che diceva prima Tomassini, è giusto, cioè creare i cosiddetti protocolli che stavano alla base di ridurre le infezioni ospedaliere, ridurre i vari protocolli chiamati poi in vari modi, ma sono protocolli poi. Questi protocolli sono già noti anche nella diagnostica, si fa un esame prima di un altro e prima di un altro in una certa concatenazione, perché solo così ho la massima accuratezza diagnostica e la sensibilità e la specificità finale del complesso di esami che faccio è elevata. Se ne faccio uno o le faccio in ordine inverso, non ho lo stesso risultato. Quindi in realtà è tanto vero un po' in tutti i campi. E l'altro è la collegialità. La collegialità è fondamentale nella gestione di... Ora, oggi, appunto, il Cancer Center deve in qualche modo avere una veramente compenetrazione di tutte le branche, dalla psicologia ovviamente anche tutte le branche accessorie e intorno ad esso. E riguardo alle soluzioni speciali di cui parlavo all'inizio e poi termino, è chiaro che in un momento di grande trasformazione sui test diagnostici, che vedo che sono oggetto per la medicina molecolare, sulla rendicontazione, il professor Mennini ha detto una cosa molto interessante, cioè bisogna cambiare il metodo con cui andiamo a fare una programmazione basandoci su degli score. Ecco, dappertutto quando si vogliono ottenere dei risultati ci si basa su dei punteggi, sugli score, su delle... qualche parametro che valorizzi quello che si sta facendo e faccia capire cosa si può fare. Questo momento qua, il momento in cui secondo me a livello di governo il Ministero della Sanità e le sue strutture, le sue diramazioni, deve fare un passo di diverso. Non possiamo aspettare anni per fare aggiornamenti dopo trattative estenuanti sui LEA, non possiamo poi per non averli o avere le tariffe o le tariffazioni bloccate o che comunque non regioni che non hanno più riferimenti. Quindi è molto importante che il passo di modernizzazione, di cambiamento avvenga innanzitutto lì a Roma, perché si è visto che facendo che situazioni complesse, situazioni speciali hanno bisogno di un ufficio speciale per affrontare quel grande cambiamento. Ecco, questo campo qua dell'emergenza oncologico ha bisogno di un'attenzione speciale a partire da lì. Grazie, non ho altro da dire. Grazie, ciao. Direttore, passo la parola quindi al dottor Carlo Picco. Prego. E benvenuto. Grazie. A lei il pensiero su questo post-Covid e tutto quello che può aspettare, come
collaborare insieme. Oggi è una giornata importante perché abbiamo l'eccellenza di tutto il volontariato presente, nell'associazionismo presente non solo in Piemonte ma in Italia. Trovo molto giusto quello che lei ha detto e su cui ha centrato tutto il suo ragionamento. Esiste una sanità che pre-Covid è una sanità post-Covid. Quello che stiamo facendo in Piemonte. Piemonte, e l'ha ricordato Alessandro, abbiamo gestito la pandemia con un modello innovativo. Eravamo nella prima ondata una delle peggiori performance regioni d'Italia. Abbiamo creato questo modello che è il Dipartimento di Emergenza all'interno dell'ASL di Pavini, ma che governava tutto il territorio, e siamo riusciti ad ottenere dei risultati importanti sia nella campagna vaccinale sia poi nei riscontri rispetto all'occupazione di posti letto, intensiva, ordinari e via dicendo. Quindi siamo primi in Italia per somministrazione di quarte dosi, ma di gran lunga rispetto al resto della popolazione. Quindi questo modello ha funzionato. Com'era questo modello? Era un modello di monitoraggio stretto, un modello di coordinamento regionale, che pur lasciando un certo grado di autonomia alle aziende, perché io credo che sia assolutamente corretto che le aziende abbiano la possibilità di avere degli spunti di autonomia, ma pur lasciando questo erano in qualche modo vincolate a dare delle risposte, perché il monitoraggio era costante, continuo, sia per quanto riguarda tutti i settori. Noi avevamo creato una grande struttura bella, ariosa, dove la gente potesse lavorare con tutta la tecnologia dentro. Quindi c'era una centrale Covid con le app per prendere in carico i pazienti positivi, c'era un modello di gestione dei posti letto liberi che veniva continuamente aggiornato, c'era un modello di gestione dei DPI che all'inizio non si trovavano, e poi insomma i magazzini, le call, la rete, le RSA venivano monitorate costantemente ogni giorno. Questo ha dato dei risultati. La campagna vaccinale che tutti i giorni ricevevamo un report, tutte le settimane c'era un incontro con i direttori generali. Questo modello la Regione Piemonte l'ha ben compreso e ha avuto l'intenzione di riprodurlo anche nell'ordinario, di fuori dell'emergenza. Quindi ha inteso, non è un modello originalissimo perché era già presente in altre regioni, però ha capito che portando anche l'ordinario al centro di una regia regionale che poteva essere l'azienda zero, si potevano raggiungere magari dei risultati di monitoraggio, di coordinamento, di ottimizzazione anche nella gestione. E quindi ha fatto nascere la legge istitutiva dell'azienda zero, affidandogli tutta una serie di funzioni piuttosto lunga e complessa. Basti pensare che la lettera A, che va da AI, le funzioni, è l'emergenza urgenza, quindi tutto il 118, 112, eccetera, in un solo punto, e poi tutto il resto. Quindi è un cambio di passo, un cambio di visione che indubbiamente è stato determinato dal Covid, sennò difficilmente si sarebbe arrivati così in fretta. Azienda zero. Io sono stato nominato commissario a marzo, noi siamo già pienamente operativi perché abbiamo adottato un modello agile di partenza appoggiandoci sulla città di Torino, quindi è stato possibile dare il viaggio. Cosa dobbiamo fare? Certamente il Piemonte, e ci si sente anche un po' inorgogliti di questo, aveva questo modello riconosciuto di rete oncologica, il primo, tu vieni dalla Toscana, sai come ce lo dire, il secondo, quindi voglio dire, per un certo periodo di tempo siamo andati avanti di pari passo con una certa attrattività di questo modello che era innovativo originale. Poi sono passati gli anni e il modello andava un pochettino riformato, poi adesso è stato riformato perché ci sono tre direttori, in qualche modo è stato reso più collegiale la rete, un po' più moderna, ma va ulteriormente modernizzata. La rete oncologica è all'interno dell'azienda zero.
così come il monitoraggio dei farmaci. Il monitoraggio dei farmaci è un elemento importante, che noi magari perdiamo delle opportunità, penso ai farmaci innovativi, penso alla possibilità di gestire in maniera adeguata e corretta, diciamo, tutto il mondo dei biosimilari, tutte le opportunità che abbiamo per ottimizzare il mondo della farmaceutica, ma che non avendo un monitoraggio serrato ci sfuggono. E quindi l'opportunità adesso di farlo, questo monitoraggio, e di indirizzare poi dei piani, così come dice la legge, dei piani di ottimizzazione, credo che sia un elemento assolutamente fondamentale anche nel garantire la sicurezza e la qualità delle cure. Abbiamo già avviato, le attività di aziendatore sono già state tutte avviate, abbiamo già avviato, e vedo la dottoressa Varese, che poi magari sicuramente sarà molto più dettagliata nell'esporlo, un progetto regionale di telemedicina in oncologia, con una visione però regionale, con una visione regionale che parte in quattro province: Alessandria, Cuneo 1, Cuneo 2, le due ASL e poi un quartiere di Torino, e che porterà, diciamo, la telemedicina in rete dentro, diciamo, la domiciliarità, dentro la medicina di famiglia, quindi in un rapporto piuttosto stretto con il territorio, quello che si diceva prima che è mancato, che manca o che comunque va implementato sicuramente. Quindi voglio dire, sono tutti temi, l'HTA, la tecnologia, dove metterla, quando metterla, come utilizzarla al meglio. È chiaro che tutti vorrebbero tutto, ma bisogna fare una regia, bisogna cercare di, si diceva prima della mobilità passiva, degli elementi di frontiera, dobbiamo creare delle modalità attrattive. Non abbiamo della tecnologia in Piemonte, bisogna assolutamente acquisirla, perché questo è fondamentale, perché dove manca tecnologia per forza il paziente, se è una tecnologia riconosciuta, validata, e il paziente la chiede, e se non la trova qua la va a fare in Lombardia, ovviamente. Quindi sono tutti elementi di una progettualità, di una pianificazione che noi dobbiamo portare avanti per rafforzare il sistema regionale piemontese, farlo in fretta, farlo rapidamente, possibilmente bene e con riscontri economici positivi. Ieri la notizia purtroppo che il riequilibrio a favore della Campania ci costerà 25 milioni, questo non ci aiuta perché potevamo magari spenderli meglio, però io credo che l'opportunità di avere uno strumento come l'azienda zero in un momento carismatico, dove dovremmo occuparci della medicina territoriale, la gestione della telemedicina in capo a noi, l'ITC, quindi tutto quello che è innovazione e inserimento di una spinta, diciamo, innovativa in un mondo che era un po' effettivamente sclerotizzato, questo bisogna dirlo, perché è la realtà è questa. Quindi io sono fiducioso che se ci lasceranno lavorare otterremo qualche buon risultato e potremo dare un contributo a questa regione. Il mondo del volontariato è un mondo fondamentale, un mondo importantissimo, queste risorse vanno canalizzate, vanno in qualche modo rese funzionali e sinergiche al sistema, e questo non è facile, è un'opera difficile, perché l'energia non sempre fa il pari con l'organizzazione, no? Per cui mettere insieme questi mondi è anche un momento di confronto che ogni parte deve in qualche modo cedere qualcosa, cercare di creare la maggiore sinergia possibile. E poi c'è un tema che viene per pudore sempre taciuto, ma che in qualche modo va messo in attenzione: la riforma della medicina di famiglia, perché è un tema delicato, un tema che va trattato con la massima delicatezza, ma che comunque non può essere ignorato, perché anche questo tassello, se non va a posto questo tassello, tutti gli altri sforzi rischiano di essere vanificati. Grazie. Claudio, sarà interessante nel futuro, alla fine del giro di tutti gli stati generali nelle varie macro aree, mettere anche a confronto, perché qui mi sembra aver già capito che sta
iniziando, può essere utile per tutti, cioè la consapevolezza di dire ok, capitalizziamo questa esperienza del Covid e non torniamo indietro come se non ci fosse stata, eccetera. Quindi mantenendo anche, questo capisco è difficile per tutti quanti, ma quel senso di urgenza, come portarlo nell'ordinario, cioè sforzarsi di avere quel senso di urgenza e cambiamento, perché se no, te parlavi di cristallizzazione del sistema, non vorremmo ricristallizzarci tutti quanti su nuove posizioni e dover aspettare un'altra pandemia per fare i cambiamenti. Grazie. Grazie a te, Presidente. Grazie. Allora, ora iniziamo con i colleghi dell'Associazione del Volontariato Terzo Settore, quale collaborazione, quali ruoli all'interno del nostro sistema. Allora, Annalia Giliberti per Associazione Prevenzione e Cura dei Temori in Piemonte. Prego, grazie, grazie. Piacere. Buongiorno a tutti, io sono... Sostituisco la dottoressa Gioda, presidente dell'Associazione Prevenzione Tumori. La dottoressa Gioda si scusa, ma ha avuto un grosso contrattempo questa mattina, sta gestendo alcuni altri problemi. E quindi chiedo, dunque, non ci siamo fasati sulle slide, perfetto, andiamo avanti insieme, grazie. Questo è il nostro slogan, lo slogan dell'Associazione Prevenzione Tumori per l'anno 2022. Più prevenzione, meno superstizione. Tra l'altro è uno slogan che noi stiamo adottando a chilometro zero, perché cerchiamo di essere il più possibile penetranti nel nostro territorio. L'associazione è un'associazione piemontese, si occupa in particolare ovviamente del distretto torinese e ora ve ne parlo un attimo. È un'associazione che ha 40 anni, è nata 40 anni fa, con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. Mi fa paura che oggi qualcuno abbia detto non si fa abbastanza prevenzione, sono 40 anni che ne parliamo noi, anche più anni che ne parlate voi, quindi è vero, è terribile, ma dobbiamo lavorare ancora tanto. Questo, scusa. Non si smette. Quindi mai. Sì, esatto, rafforzare la prevenzione, la diagnosi precoce dei tumori, l'incentivarne lo studio e la ricerca. Le visite di prevenzione tumori sono, di prevenzione del tumore sono una cosa essenziale, vi darò poi qualche numero, e sono il biglietto da visita delle nostre associazioni. Abbiamo diversi presidi nei quali facciamo queste visite. I numeri della prevenzione: nei 40 anni abbiamo fatto 500.000 visite di prevenzione, con una media di 20.000 visite negli ultimi 4 anni. A causa della pandemia, ovviamente anche l'Associazione Prevenzione dei Tumori si è dovuta fermare, non ha più fatto visite, ma siamo ripartiti da febbraio di quest'anno. Siamo partiti un pochino lentamente, ma ce l'abbiamo fatta, siamo ripartiti con un estremo entusiasmo. Oggi ci siamo dati per questa ripartenza, proprio per non fare come prima, per partire in modo nuovo, ci siamo dati degli obiettivi molto importanti per noi. Il primo è quello di avvicinare le persone, tutte le persone del territorio allo screening, persone di tutte le età, e poi parleremo anche di questo. Soprattutto per il tumore al seno, il colon retto, il collo dell'utero, che sono visite fatte dall'assistenza pubblica, però non sono così sentite, così diffuse nel territorio. Quindi su questo ci stiamo dando da fare.
cosa vi posso dire su questo, che è un fenomeno. Non si fanno gli screening purtroppo, e il fenomeno si dice imputabile alla scarsa informazione, e su questo noi ci stiamo impegnando molto, e alla scarsa conoscenza degli strumenti che si possono impiegare per fare lo screening, perché lo screening non è una cosa troppo invasiva, no? Non è invasiva. Soprattutto c'è tanto scetticismo e tanta paura. Ecco perché vi ho messo come prima slide quella che per noi è diventato uno slogan: più prevenzione, meno superstizione. Questo è per noi ormai è diventato il nostro buongiorno del mattino. Compito del secondo obiettivo che ci siamo dati è quello di rilanciare le 12 regole del codice europeo contro il cancro, per informare tutti i cittadini sia a livello scolastico, universitario e nelle varie incontri che i cittadini fanno fra di loro, che ciascuno può nella vita quotidiana cominciare ad avere uno stile di vita corretto e diminuire quindi il rischio di tumore. Rilanciamo inoltre, oltre alle 12 regole, anche i programmi di vaccinazione per l'epatite B e il papillomavirus, soprattutto per gli adolescenti. Questi sono stati i nostri obiettivi e finalmente si riparte, perché vorremmo essere a fianco delle persone che hanno bisogno di far prevenzione, devono tornare a curarsi, abbiamo visto i numeri del pre e post Covid che sono veramente, è stato fatto un passo da gambero un po' spaventoso, un po' preoccupante per tutti noi, e quindi tornare a curarsi, conoscere bene come ci si può curare per stare meglio in salute. Sono numerose le richieste delle persone che ci telefonano e che ci contattano per sapere come e cosa possono fare per la loro salute. Non parlano quasi mai di visita, non parlano di prevenzione, ma parlano di cercare di stare in salute. E si riparte con questo pilastro. Ci si adagia un po', io credo, come pubblico quando si parla di cronicità, perché allora è una malattia che si può curare, va bene così, e quando arriverà, arriverà. È su questo che noi stiamo battendo, che batte la nostra campagna di informazione dappertutto. La prevenzione è un pilastro della salute, è solo grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e quindi più facilmente curabili. Oggi prevenire è più difficile perché abbiamo poco tempo, perché siamo di corsa, perché lo faremo domani, lo faremo dopodomani, ma sì, la prossima settimana torno dalle vacanze. Ed è questo, la signora ride, ma in realtà è quello che noi incontriamo tutti i giorni come difficoltà nel ricordare alle persone che quanto è importante la prevenzione. Soprattutto non ci piace sapere se siamo malati, perché oggi ancora la malattia non è un argomento accettabile, purtroppo. Siamo ripartiti, abbiamo qui fuori e abbiamo chiesto di poter portare il nostro motorhome, perché siamo ripartiti con un grosso tour. Abbiamo portato la cultura della prevenzione anche per le strade, e quindi abbiamo un mezzo che fa pubblicità a questo, sul quale si possono fare una serie di piccoli esami, piccoli controlli immediati, fatti ovviamente da medici, il nostro motorhome. Vi invito peraltro a vederlo, è qui fuori, se attraversate la strada, l'avete visto? E quindi abbiamo questa possibilità di stare nelle piazze, e non solo a Torino nel nostro centro o dove i nostri medici hanno l'ambulatorio, ospedali o privati, ma anche nelle grandi città, nelle piccole città, nelle fiere, nei momenti in cui c'è un'aggregazione
anche al di fuori della nostra metropoli per poter portare questo messaggio. Quindi il nostro motorhome viaggia, fa molti chilometri, incontra molte molte persone. E sì, e ovviamente l'abbiamo già fatto questo in tutte le circoscrizioni, ci siamo già presentati 3 giorni consecutivi in ogni circoscrizione. Su Torino le circoscrizioni hanno fatto pubblicità alle visite che avrebbero potuto fare, quindi i cittadini si sono prenotati, hanno fatto queste visite, gli abbiamo dato la possibilità ovviamente gratuita a fare queste visite di pressione arteriosa, elettrocardiogramma, misurazione del giro vita e del peso, perché lo stile di vita sia sempre tenuto sotto controllo. E in autunno questo tour, adesso avendo fatto prima la cittadinanza, passerà ai giovani universitari, e quindi toccheremo le varie università, i convitti, i collegi universitari, dove spiegheremo ai ragazzi che anche alla loro età è bene pensare alla prevenzione. E un medico di medicina generale, tra l'altro, sarà a disposizione dei ragazzi se volessero dei consigli, perché poi i giovani che sembrano spavaldi, ma spavaldi non sono, sono estremamente riservati, quindi il medico potrà con loro comunicare se avranno piacere di parlare, oltre a fare ovviamente qualche visita mirata. La nostra campagna di comunicazione ha 4 slogan, il primo è diventato il nostro mantra, più prevenzione e meno superstizione, ma abbiamo anche più test e meno post, più cura e meno paura, più vaccini e meno casini. E quindi cerchiamo di... con questi slogan di poter essere vicino alle persone che possono essere incuriosite quantomeno, no, da questi slogan, perché comunque prenderanno il depliant e che vedranno che cosa succede. Abbiamo inoltre investito un po' del nostro denaro, che è quello che abbiamo risparmiato dal pagare i medici nell'anno della... Sì, grazie. Dal pagare i medici per le visite che facevano nell'anno passato, abbiamo investito in queste macchinette, anche di questa ne vedrete una fuori, sono piccole macchine elettriche che girano nella città con 4 volontari, sono delle... ognuna ovviamente ha i messaggi che vi ho letto prima, e forniscono informazioni a chi gli si avvicina. In particolare c'è sul vetro questa scritta: bussa qui e chiedimi come, in modo da incuriosire e far avvicinare il cittadino al volontario che parla di prevenzione in quel momento. Sono macchinette che vedrete in giro perché proprio le usano i volontari, le usano anche per loro uso personale, in modo tale da essere presenti ovunque, dal supermercato alla scuola dei figli e così via. Oltre a queste innovazioni abbiamo lo sportello informativo, perché abbiamo degli orari nei quali si può comunicare con la nostra associazione, e cittadini a questo punto dappertutto in tutta la regione, ma anche da fuori regione, ci chiedono di informazioni. Abbiamo proprio ricevuto un attimo fa una chiamata dalla stamattina, prima che io entrassi qua, dalla Calabria, di una persona che vuole mandare a Torino un suo congiunto per una cura, e ci ha chiesto come fare, insomma. E quindi siamo vicini a tutti i cittadini, e poi ovviamente abbiamo anche un sito che vi invito di andare a vedere. Il mio invito è di vedere fuori il motorhome, le macchinette e poi anche il nostro sito, e lascio lo spazio ad altri colleghi che avranno cose forse più incisive da dire. Siamo a disposizione di tutti voi, ripeto, siamo fuori,
Io sarò qua nelle due giornate, ma sia con i media che con la nostra segreteria possiamo avvicinarvi quando lo ritenete opportuno. Un attimo, approfitto per una domanda e poi verrà fatta a tutti, quindi cioè, no, proprio in vista si è detto, no, che il nuovo territorio è tutto a costruire, a disegnare, da creare, ci lavoreremo, ci dobbiamo lavorare tutti quanti per costruirlo a misura di, e chi meglio di chi sta vicino, rappresenta, è parte anche della comunità e che è la persona migliore per decidere e dire quali sono i disegni per starci meglio dentro. Quindi in questa prospettiva, ma in modo proprio sintetico, quale rapporto anche con integrativo, se c'è lo spazio, quale potrebbe essere con le strutture pubbliche del territorio, della regione, per avere anche, dare anche valore a questa cosa a livello di sistema. Sto pensando ad esempio alle tantissime visite che vengono fatte in questo caso, che però sono visite fantasma per il sistema, immagino. Beh, non molto, perché noi dunque sulla parte di collaborazione abbiamo collaborazione con gli enti, tanto è vero che facciamo pubblicità allo screening per la mammella, per l'utero, per il colon, eccetera. E questo ci è stato proprio chiesto dalle istituzioni. Quando abbiamo detto ripartiamo, come ripartiamo, ci hanno chiesto di intervenire su questa sensibilizzazione. Sulla parte di visite, le nostre visite vengono fatte anche in locale all'interno degli ospedali, e quindi i medici, sia per la cute che per il cavo orale, segnalano immediatamente se ci sono, e purtroppo ci sono, dei problemi per la prosecuzione dello screening o della cura della persona. Quindi siamo una longa mano, se possibile, e ci mettiamo comunque a disposizione per essere sempre più vicini al cittadino, ma ovviamente come aiuto della sanità pubblica. Grazie. Prego. La chiamo presidente della Fondazione Tempia, Viola Erdini. Piacere. Molto piacere. A lei la parola. Buongiorno a tutti. Innanzitutto un ringraziamento per l'invito, per poter essere parte di questo momento di condivisione. Ecco, allora, il Fondo Edotempia, associazione di volontariato, da 41 anni insieme alla Fondazione Tempia collabora in modo sinergico e integrato con la sanità pubblica piemontese, in particolare quella biellese, negli ambiti oncologici della prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e ricerca. In particolare negli ultimi 10 anni abbiamo dato un contributo importante per quella che è la medicina personalizzata, perché abbiamo un laboratorio di oncologia molecolare che è sito dentro all'ospedale di Biella. Questo laboratorio è accreditato come laboratorio medico e quindi è proprio una testimonianza di tutta questa importante collaborazione che può esserci tramite convenzioni per eseguire test genetici e tutto quello che insomma in questo momento sappiamo essere fondamentale. Ci siamo sempre mossi cercando di intercettare i bisogni del territorio e chiaramente dando un supporto alla sanità pubblica, ma anche cercando di portare un valore aggiunto. Quindi siamo partiti alla fine degli anni 80 con i primi screening nel biellese, che appunto mi fa molto piacere, ecco la signora che la individuo, sentire di questa attività con le unità mobili, perché il mio nonno allora ebbe proprio questa
visione di portare la prevenzione nel territorio. E nel Biellese poi, tra l'altro, abbiamo un territorio dislocato con vari comuni, tutti verso le montagne, quindi la gente effettivamente fa difficoltà a raggiungere i centri per fare le visite. Allora iniziamo proprio allora con le nostre unità mobili, e penso che funzioni, che sia veramente un punto di forza. Penso oggi che questo grande impegno sul territorio sia anche la forza per cui nel Biellese abbiamo una grande adesione agli screening. Durante il periodo pandemico devo dire che siamo riusciti a recuperare abbastanza bene la sospensione del periodo del lockdown, proprio per questo impegno capillare sul territorio e anche dei nostri volontari. Abbiamo un esercito di volontari che fa un lavoro straordinario ed è un valore non quantificabile, perché come sappiamo è il valore della solidarietà che non si può quantificare economicamente. E quindi siamo partiti con questi primi screening, che poi ovviamente quando è nato il programma Serena regionale abbiamo continuato a avere delle collaborazioni, per cui li eseguiamo ancora tutt'oggi per l'ASL di Biella e di Vercelli per alcuni aspetti. Poi sono arrivate gli ambulatori di diagnosi precoce, quindi anche questi fondamentali. E poi man mano nel tempo tutte le altre attività, dalle cure palliative domiciliari, gestiamo per conto dell'ASA di Vercelli un hospice a Gattinara dopo aver vinto ovviamente una gara pubblica, e poi tutto il supporto all'assistenza del malato, delle famiglie del malato, anch'esso attività importantissima. Ricordo tra tutti il servizio trasporti dei malati a fare le diagnosi nei vari centri, anche fuori regione, laddove sia necessario, tutto questo organizzato dai volontari, quindi trasporto attraverso i volontari. Quindi un grosso lavoro che passa anche attraverso l'innovazione, ecco, quindi il supporto alla sanità pubblica. Ricordo che nel periodo in cui la regione era in piano di rientro abbiamo dovuto sostenere anche costi legati proprio al personale, quindi ci siamo fatti carico del costo di medici, infermieri, psicologi, che poi giustamente quando il periodo è passato sono stati assunti. E dunque ecco, questa sostegno nel momento in cui ce ne sia bisogno, ma chiaramente dopo il valore aggiunto con l'innovazione, quindi cercare di portare innovazione per migliorare sempre più la qualità delle cure e della vita delle persone. E quindi qua ricordo, perché penso che ricordare anche un po' la storia ci aiuti poi a guardare avanti, progetti che hanno cambiato anche proprio l'oncologia, la diagnosi dell'oncologia in Piemonte, come lo studio Proteus Donna, che abbiamo realizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, gli M3D, il CPO di Torino, il CSI e l'Università di Torino. E qui è stata proprio digitalizzata, tutte le mammografie sono state digitalizzate ed è stata introdotta la tomosintesi. Adesso stiamo lavorando su uno studio sperimentale che si chiama Andromeda, sul Biellese e Vercellese, dove cerchiamo di organizzare uno screening mammografico personalizzato in base alle classi di rischio. Quindi abbiamo già raccolto tutto il materiale, tutti i questionari che sono stati, e in questo caso ecco aggiungo il contributo dei volontari, perché in questo tipo di, vero Paola, di attività, senza il contributo del volontario che si avvicina alla persona e crea fiducia, queste persone non avrebbero partecipato chiaramente a questi studi, perché ci vuole tempo, vai a fare l'esame del sangue, vai, mettiti lì a compilare il questionario, dai tutte queste informazioni, e solo così invece speriamo di portare domani questa possibilità di migliorare anche questo screening, e quindi anche con un risparmio economico laddove è un miglioramento della qualità dello screening. Tutti questi obiettivi chiaramente li abbiamo raggiunti in sinergia con le ASL di riferimento, in particolare quella di Biella, ma in collaborazione con tutte le organizzazioni territoriali, tutte le fondazioni bancarie. Da noi c'è la Cassa di Risparmio di Biella, che chiaramente è sempre vicina e disponibile.
Non ci siamo mai fermati durante la pandemia, ecco, anche questo è stato, abbiamo cercato di trasformare le nostre attività laddove possibile, in modo tale di poter continuare a dare un supporto alle persone, soprattutto di tipo psicologico. E anche questa è stata una forza rispetto al discorso dell'adesione poi agli screening. Oggi di fatto siamo come fondazione un punto di riferimento del Piemonte orientale, come dicevo prima, per l'oncologia molecolare, con la quale anche collaboriamo con la rete oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta, con il nuovo Molecular Tumor Board, dove è presente la nostra dottoressa Maria Scatolini, direttrice di questo laboratorio in qualità di biologa. Siamo sempre attraverso la rete oncologica referenti sul biellese del progetto Famiglie Fragili, che coordinato dall'ASL di Biella, vede la presa in carico di famiglie con problematiche oncologiche e con altri tipi di fragilità che vanno a sommarsi a questa situazione. Altro punto, sono tanti i punti, però li elenco tutti proprio per dare testimonianza di come effettivamente ci possa essere questa diciamo collaborazione importante di sussidiarietà e integrazione con la sanità pubblica, non con la sostituzione chiaramente, ma con il valore aggiunto e quindi il potenziamento delle azioni che la sanità pubblica può svolgere, soprattutto in termini di innovazione tecnologica. Ecco, prima ho dimenticato, quando parlavo proprio dell'innovazione tecnologica, che sull'ospedale di Biella e sull'ospedale di Vercelli abbiamo acquisito le apparecchiature insieme alla Cassa di Risparmio di Biella e di Vercelli per la Digital Pathology, altro grande passo sostanziale che si deve fare. Che peraltro in Biella avevamo acquisito proprio prima della pandemia ed è stata utilissima anche nell'ambito del momento del lavoro. E quindi dicevo, il welfare aziendale, ecco, quindi come altra cosa importante è avvicinarsi negli ambiti dove possiamo incontrare le persone, come diceva prima la signora. I giovani, anch'io mi trovo d'accordissimo, quando veniamo invitati con queste unità mobili all'interno di manifestazioni, come possono essere, ci è capitato di recente con un festival della musica a Biella, e io sono felicissima perché è importantissimo essere presente in questi contesti per parlare ai giovani. Io ho la sensazione, anche per quanto riguarda la lotta al tabagismo, che nell'ultimo periodo tanti ragazzini con la sigaretta elettronica, insomma, se ne debba parlare il più possibile in questi contesti e avvicinare i giovani. Per il welfare aziendale stessa cosa, quindi entrare all'interno delle fabbriche, delle aziende, poter fare delle visite di prevenzione oncologica ai dipendenti, organizzare delle conferenze sempre sulla prevenzione primaria, sui sani stili di vita. E questo anche all'interno dei comuni, quando ci venga richiesto, ecco, siamo sul territorio. Ora attendiamo la realizzazione del PNRR, chiaramente, chiaramente sia per l'innesto tecnologico, come si è detto prima, che ormai non è più procrastinabile, e oltre ad avere la tecnologia dobbiamo anche far sì che questa venga applicata al meglio, quindi anche la formazione, e per la realizzazione delle case della salute, che attendiamo con gioia, perché potremo chiaramente impostare dei nuovi programmi di prevenzione primaria e secondaria insieme. E, cure palliative, ho già detto, chiaramente cure palliative domiciliari fondamentali, continueremo il nostro contributo insieme alle altre organizzazioni territoriali in questo senso. E quindi diciamo che tutto questo ve l'ho, come accennavo, voluto a tappe raccontare, proprio per dire come sia essenziale, l'abbiamo detto prima, che questa assistenza integrata possa esserci non soltanto con la sanità pubblica, ma con tutti i soggetti pubblici e privati che possono essere coinvolti in questa rete che è già esistente, ma che è stato detto prima, dobbiamo tentare di valorizzare e far crescere al meglio, affinché proprio
come dire, possa essere il canale per affinché tutti i programmi, tutti i servizi siano sempre maggiormente conosciuti, quindi creare un volano in questo senso e resi accessibili a tutti. Ecco, questa è la grande sfida, come diceva prima la signora anche dell'Associazione Torinese, per quanto riguarda lo screening, un nostro impegno è anche quello che arrivi la conoscenza e l'opportunità arrivi a tutte le persone con insomma in maniera assolutamente anche rispetto a magari dei gruppi di persone che vengono meno avvicinati normalmente, quindi pensiamo magari agli aspetti delle religioni eccetera, insomma, quindi bisogna andare mirati a coinvolgere tutta la popolazione. Grazie. Grazie a lei. Grazie davvero, ha risposto anche alla domanda. Ho risposto. Mi fermavo perché Loredana Pau non è rientrata. Se vuole dire, un saluto per Loredana, ecco, perché me l'ha chiesto. Perfetto, prego. Allora, ecco, la collega Loredana Pau, vicepresidente di Europa Donna, è impegnata in questo momento nel focus sul tumore al seno nell'altra sala, quindi si scusa, mi ha chiesto di portarvi semplicemente un saluto e aggiungo una testimonianza. Noi come Fondazione Tempia siamo da sempre chiaramente associati a Europa Donna, è un esempio di rete nazionale fondamentale che conosciamo tutti, che ha fatto grandissimi, come dire, ha portato avanti tantissimi obiettivi e traguardi in tutti questi anni sulla difesa delle donne per quello che riguardano tutti i diritti delle donne affette al tumore al seno, e quindi ecco, è un altro esempio virtuoso di come si possa lavorare in tante associazioni in rete sul territorio con l'adeguata formazione, perché fanno moltissima formazione alle associazioni, quindi importantissima la formazione, non dimentichiamolo sempre, tutti anche i nostri volontari devono essere formati nelle varie tipologie di lavoro e nulla, e quindi insomma ci prefiggiamo con Europa Donna portare avanti anche nuove lotte, nuovi impegni insieme. Grazie. Grazie. Già da questi primi tre incontri si capisce velocemente la ricchezza di spunti, di strutturazione sul territorio, una gran bella sicurezza per il sistema complessivo. Credo nelle prossime ci sia questa conferma e poi si tratterà di mettere a valore, non a valore aggiunto, l'intervento di ognuna di queste vostre organizzazioni, ma proprio dentro il sistema generale, come coprire anche i vari territori in modo omogeneo, perché qui si parla anche nel piano europeo per la lotta al tumore, c'è anche tante cose, ma c'è anche l'equità, anche la distribuzione geografica e la copertura geografica hanno un significato e dovrebbe essere in qualche modo parte di una regia di tutte le risorse che ci sono dentro la regione per poterle coprire in modo omogeneo, quindi anche questo un ulteriore elemento di discussione. Chiamerei l'executive nazionale Davide Petruzzelli, presidente a Lampada di Aladino. Ecco. Buongiorno. Piacere. Allora, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Ho preso un po' di appunti perché ho seguito con attenzione dall'inizio e provo adesso a spuntarli uno per uno. Tornando un attimo al titolo della sessione, no? Che parla di collaborazione e ruoli, quindi provo a capire e a entrare magari un po' a gamba tesa, ma sono solo degli stimoli che lancio ovviamente per fare qualche riflessione su questo titolo. La parola collaborazione nell'area sanitaria, nell'area oncologica, credo debba iniziare prima a essere un po' rivisitata culturalmente. Cominciare a vedere chi ci sta di fianco, chiunque esso sia,
come un valore aggiunto e non come un competitor. Purtroppo lo vediamo nelle nostre strutture ospedaliere, spesso siamo disgregati, spesso litighiamo uno con l'altro. Il Covid, abbiamo detto che saremmo usciti tutti meglio, tutti più belli, tutti più bravi, siamo usciti tutti peggio, questo è un dato di fatto. Quindi cominciare a ragionare sul fatto che se collaboriamo realmente tutti insieme, forse raggiungiamo un obiettivo, perché se l'obiettivo è quello di curare la persona, ognuno nel suo ruolo fa il suo pezzettino. Quindi una rivisitazione culturale credo sia importante. Altro tema che l'abbiamo sfiorato, ma forse lo riprenderemo anche domani, sentiamo sempre più parlare dell'oncologia di precisione, a volte parliamo di medicina personalizzata, insomma, con cui ci sarebbero da fare lunghi discorsi. Io credo però che non possa esistere nessuna personalizzazione della cura se non passiamo attraverso la presa in carico della persona. E quella persona magari è un 82enne che vive chissà dove, che non ha una famiglia, dove il problema di recarsi presso la struttura ospedaliera può essere un problema enorme. E quindi anche questo, la presa in carico, vuol dire cominciare ad analizzare le dimensioni che non sono strettamente cliniche. E in questo forse con il PNRR, con le risorse che arrivano, dobbiamo essere un pochino più visionari, ed è uno stimolo anche questo. Consentitemi anche, abbiamo parlato oggi di volontariato e di terzo settore, consentitemi una declinazione ulteriore, che ormai è stata sdoganata come terminologia da parecchi anni, che è quella delle associazioni di pazienti, che sono un di cui del grande mondo del volontariato. Sono quelle organizzazioni che sono composte nei propri organi direttivi da persone che vivono, hanno vissuto direttamente la patologia oncologica. Non sono le più brave, non sono le migliori, ma sono quelle che sicuramente possono dare un contributo fattivo. E qui la collaborazione, no? È evidente che chi è passato, sta passando attraverso una patologia oncologica, chi meglio di lui può misurare se quel percorso è realmente a dimensione della persona? Chi può andare a verificare se quel percorso magari deve avere delle modifiche, delle implementazioni, o a volte magari qualche cosa che è ridondante, che deve essere tolto, perché mica sempre è così. Quindi un cambio di passo, io lo definisco sempre scienza laica, è una scienza che non si può scrivere, quella di essere passata attraverso una malattia oncologica, su nessun libro di testo, non si può studiare, meno male, io sono un ex paziente, però lo posso dire, ma è l'esperienza che deriva con la malattia. Quindi vai nei meandri, la conosci così bene, è qui che diventa il contributo attivo, il valore aggiunto, no? Tu, medico, la studi, la scienza la prepara, la osserva, l'azienda produce dei farmaci e via via, no? Tutta la filiera. Il misuratore finale è il paziente, che dà il suo punto di vista, il suo contributo. Abbiamo parlato di PNRR, credo qui che anche qui il contributo dell'associazione di pazienti potrebbe essere determinante. Manca completamente a tutt'oggi, non me ne vogliate, io sono sempre, non prendete questo mio intervento come polemico, ma finora abbiamo fatto gli immobiliaristi, abbiamo trovato, ogni regione ha trovato le casette dove allocare le cose, e adesso però dobbiamo capire che cosa ci mettiamo dentro. Nel caso dell'oncologia manca completamente una modellistica di presa in carico. Chi prendiamo in carico a fare che cosa sul territorio? Esempio molto banale: una leucemia mieloide cronica che si cura tecnicamente con un farmaco tutti i giorni. Dove la gestisco? Continuo a farla vedere all'ematologo? Boh, forse sì, una volta all'anno, e però tanti servizi li posso erogare sul territorio. Ieri eravamo a Milano a parlare di nutrizione in oncologia, di supporto non solo dal punto di vista alimentare, ma proprio dietetico nutrizionale. Allora, anche qui, perché no sul territorio un qualche cosa che lo aiuti? Perché no il supporto psicologico sul territorio, che non facciamo andare avanti e indietro il paziente? Perché no un prelievo in certi casi del famoso emocromo, che magari è one shot, solo quello quella mattina, non lo faccio andare in ospedale sto paziente, lo faccio andare a lavorare, con quanto guadagno nel farlo andare a lavorare anche di costi indiretti, una persona che produce, che paga le tasse, che fa un sacco di cose. Quindi anche qui lo stimolo nella collaborazione sul territorio, dobbiamo pensare a che cosa fare. Io leggevo ieri di 1000 rotti progetti che stiamo producendo, fantastico, leggiamoli, attenzione a non farne 1150 tutti completamente uno diversi dall'altro, perché abbiamo parlato poi della migrazione di questo e di quell'altro, non andiamo sicuramente. Mi avvio alla conclusione, perché non voglio rubare troppo tempo, perché vedo che siamo anche un po' in ritardo. Racconto sempre come l'innovazione corra, il welfare di supporto, cioè accompagnare queste persone, corre molto meno. La collaborazione secondo me ancora meno,
diciamoci la verità, non è vero. Facciamo fatica a collaborare l'uno con l'altro, facciamo fatica, e ho tanti colleghi qui in sala, anche noi associazioni di pazienti di volontariato, a collaborare. Quindi questo è un dato di fatto da analizzare, da cui partire per farne tesoro. Siamo arrivati fin qui con un lungo percorso, abbiamo parlato di rete, una parola concedetemi anche su quello, reti oncologiche in tutte le regioni che funzionino, virgola, ma che siano finanziate. Ieri eravamo a Milano a parlare dell'interlocuzione che deve avere una rete nutrizionale con la rete oncologica. Peccato che la rete oncologica sia tecnicamente ferma ancora in Lombardia da ormai 3 anni e la rete nutrizionale creata non è stata finanziata. Traduco per chi non mi ha compreso. Se poi ho bisogno di nutrizionisti negli ospedali, io non dovrò poi obbligare il direttore generale che a cascata obbligherà il primario a far sì che un oncologo si debba occupare anche di nutrizione. Non è quella lì la nutrizione di cui ho bisogno. Io ho bisogno del nutrizionista che accompagna. Quindi tutta quest'ottica di sistema, le associazioni dei pazienti sono già nel sistema, collaborano a tutti i livelli, dal ministeriale fino al territoriale. Forse serve un passaggio un pochino in più, di un coinvolgimento un po' più nuovo, un pochino più diverso, che abbia un orecchio molto attento a chi vive l'esperienza e che possa da quell'esperienza trarre i miglioramenti del percorso stesso. Grazie. Posso fare un piccolo commento? Mentre parlava di collaborazione pessimista, mi veniva in mente quella bellissima definizione, no? Quell'atto innaturale fra persone non consenzienti, ecco, esatto, questa è la collaborazione di cui parlavo. Mi veniva in mente anche il fatto che hai detto che siamo usciti peggio nella collaborazione dal Covid. Secondo me questa è l'altra faccia della medaglia del miglioramento organizzativo che hanno avuto le aziende, perché molte aziende avevano cercato delle forme blande di collaborazione in carenza di risorse in era pre-Covid. Nell'era Covid tutte le aziende hanno fatto di necessità virtù, si sono scoperte molto più agili, molto più anche competitive. Sto pensando per esempio tra aziende ospedaliere e aziende territoriali, le aziende territoriali hanno trovato una nuova paradossale identità propria in un maggiore sforzo, che è una strada sbagliata, però ne escono più ricche, ora c'è da recuperare quelle. L'ultima notazione, cioè richiamato anche all'associazione, alla declinazione associazione dei pazienti, perché forse il disegno di un'organizzazione deve tener conto di chi vive. Forse questo è un livello molto importante nelle prossime strutturazioni del PNRR. Voglio ricordare che correva l'anno, come si suol dire, correva l'anno, correva l'anno 1999 in una regione, eccetera, fu assunta una delibera di azienda in cui si diceva: ragazzi, non si costruisce più un servizio, non si riorganizza più un servizio. In quel caso era per la reumatologia. Non si organizza più un servizio se al tavolo di lavoro non ci sta l'associazione. Ora in quel caso volle che l'associazione, il presidente dell'associazione, fosse anche il direttore dell'unità operativa. Queste sono le contraddizioni del sistema, però si ostruiscono così queste storie. Ma perché è proprio quello, il tema è proprio quello lì. Del ruolo, perché oggi parliamo di collaborazione al ruolo. A me non scandalizza che in un'associazione di volontariato il presidente sia un medico, assolutamente no, ma chiaramente il punto di vista del medico è differente da quello del paziente, esatto, e quindi dobbiamo trovare questa integrazione che possa permettere di decifrare. Devono meglio vivere anche quelle nuove organizzazioni, perché se no non abbiamo la misura. Esatto. No, se no si penalizza, quello è l'obiettivo vero di quelle strutture, ridisegnare, riassemblare, rappresentare meglio il territorio, le caratteristiche del territorio, perché sono tutti diversi, e quindi la capacità di cogliere la domanda e dare la risposta. Grazie. Grazie. Allora, chiamo a parlare la presidente della... Dottoressa, sì. Dovuta uscire un secondo, dottoressa. Sì, ma prima c'è la dottoressa Donatella Tubini, c'è?
testa adesso, soprattutto dopo. Ah, va bene, allora chiamo il dottor Salvo Testa, eccolo. Fondazione Mutagens. Professore, quando mi guarda questa Mutagens o Mutagens? Mutagens, scusi. Noi ci chiamiamo Mutagens, però va bene, per alcuni. Mi adatto velocemente, mi chiedo scusa. Possiamo vedere le slide? Grazie per l'invito e a tutti per l'attenzione. Allora, una premessa. Ecco. Parliamo di prevenzione dei tumori ancora, molto importante, anzi mi fa piacere aver sentito un paio di interventi proprio sulla prevenzione, di quanto è importante la prevenzione. Voi sapete, l'Organizzazione Mondiale Sanità, anche nel piano europeo, si dice che ben un terzo dei tumori sarebbero prevenibili. Quindi siccome il grosso dei costi che si sostengono, diciamo in campo oncologico, per le cure è chiaro che la prevenzione è molto importante. Sia la prevenzione primaria che la prevenzione secondaria, quindi la diagnosi precoce, insomma un tumore preso in tempo è sicuramente un tumore meglio curabile rispetto a un tumore diciamo in fase avanzata. Quindi questo è un discorso molto importante. Noi siamo una fondazione di pazienti, noi siamo pazienti, persone sane, malate, portatori di sindrome ereditarie, quindi Mutagens è nata 2 anni fa come associazione con questo scopo di raccogliere tutti i soggetti portatori di sindrome ereditarie, quindi ad esempio BRCA, Lynch, Li-Fraumeni, quindi da quelle più diffuse appunto BRCA e Lynch a quelle più rare, ce ne sono una 50, quindi sono anche poco conosciute diciamo molte di queste, come dice la comunicazione che vedete sulla parte destra, diciamo le 3 mission fondamentali sono intanto diffondere consapevolezza, l'esistenza di queste diciamo sindromi familiari, perché diciamo qui un tema molto importante è che queste sindromi viaggiano all'interno delle famiglie, quindi sono anche relativamente in modo facile identificabili poi dove è possibile diciamo scovare questo tipo di persone, estendere i percorsi clinici dedicati, quindi giustamente si parlava di presa in carico, ci sono linee guida internazionali e nazionali che prevedono diciamo protocolli molto precisi per i soggetti sia malati che sani che hanno queste sindrome. Purtroppo siamo molto in ritardo nell'attuazione, cioè siamo bravissimi, scusate, nella teoria, quindi sappiamo tutto quello che bisogna fare, diciamo la messa in pratica di questi protocolli è una cosa molto molto complicata, ci sono dei grossi ritardi, dopo vedremo alcuni aspetti critici. E poi contribuiamo anche a sostenere la ricerca scientifica in questo campo specifico delle sindrome ereditarie, perché sicuramente poi la medicina di precisione, diciamo i farmaci a bersaglio molecolare, la stessa immunoterapia vede nei soggetti portatori di sindrome ereditarie dei bersagli diciamo terapeutici molto mirati e diciamo BRCA ad esempio con i PARP inibitori è stato uno dei primi, delle prime frontiere su cui poi si è cominciato a lavorare proprio sulla medicina di precisione e su queste nuove generazioni di farmaci anche combinati che adesso stanno veramente diciamo impattando in modo formidabile nell'ambito dell'oncologia. Come fondazione noi abbiamo un'organizzazione diciamo con un consiglio di amministrazione, abbiamo ad oggi 22 partecipanti portatori di sindrome, diciamo sono rappresentati almeno una dozzina di sindromi diverse. Io sono un portatore di una mutazione BRCA1, sono sano, essendo maschio sono abbastanza fortunato, anche se con una famiglia in me pesantemente colpita nel ramo femminile da questa sindrome. E abbiamo poi una community però di persone che attiviamo attraverso i nostri canali, in particolare un gruppo chiuso privato a cui ci si può iscrivere solo se si dichiara di essere portatori di sindrome, che è composto ad oggi di 500 persone, ma direi che i numeri stanno crescendo molto. Allora, per stare un po' sul format dell'incontro, ESIS e TB, no? Quindi rapidamente qual è la situazione ad oggi, diciamo qual è il contesto e poi che cosa stiamo facendo, diciamo in termini di che cosa bisogna fare. Ecco. Allora, intanto i numeri su questa popolazione sono molto maggiori di quello che forse in passato diciamo si è ritenuto, quindi stiamo parlando in Italia
di almeno 500.000 persone, ma soprattutto direi di 50-100.000 famiglie, perché la cosa interessante delle sindrome ereditarie è che, essendo familiari, poi diciamo i soggetti che sono portatori sono comunque riconducibili a delle famiglie. Vedete, il 73% riconducibile alle prime due sindrome, BRCA e Lynch, che quindi colpiscono prevalentemente diciamo alcune sedi di organo, no? In particolare BRCA, mammello, ovaio, prostata e anche pancreas, Lynch invece prevalentemente colon, endometrio. Ecco, dico prevalentemente perché, come vedete da questa tabella, diciamo, poi non mi soffermo più nel dettaglio, però le sindrome ereditarie sono prevalentemente multiorgano, quindi è vero che poi colpiscono in modo specifico alcuni organi, però ce ne sono anche altri che sono coinvolti magari con rischi più bassi, e quindi le persone portatrici di queste sindrome effettivamente in termini di presa in carico devono essere seguite comunque su più organi, perché comunque hanno più organi a rischio, al di là di quello che magari si è già ammalato o di quelli che hanno un rischio più elevato di ammalarsi nell'arco della vita. Ecco, l'altra cosa molto importante di questa popolazione è che i portatori di sindrome ereditarie mediamente si ammalano molto prima rispetto a coloro che hanno dei tumori solo sporadici. A volte anche 10 anni, ad esempio per la mammella, per l'ovaio, sono anche 10-15 anni di anticipo. E quindi noi abbiamo ad esempio nel BRCA delle donne che anche sotto i 30 anni possono ammalarsi di un tumore al seno, più raramente anche un tumore all'ovaio, però ad esempio un tumore all'ovaio che in genere insorge dopo i 50 anni, in una donna BRCA mutata può arrivare anche a 35. Quindi anche l'impatto sociale, diciamo, che hanno queste malattie per questo tipo di popolazione è molto importante ed è superiore. Da qui l'importanza della prevenzione, cioè a cominciare dall'identificazione dei soggetti che sono ad alto rischio, perché poi questo è il primo problema, perché se uno non sa, diciamo, di essere portatore di una sindrome ereditaria, può fare poco anche a livello di prevenzione. Ecco, e poi l'altra cosa, l'altro dato importante che sta venendo fuori dalle ricerche, perché ce l'ha insegnato il Covid, più si testa, più vengono fuori casi. Quindi finora la popolazione, cioè i tumori ereditari sono stati sottostimati. Ma perché? Perché non sono stati testati. Ok, adesso man mano che si cominciano a fare test anche universali, cioè si prendono delle coorti di persone con tumori, si fanno i test genomici sul DNA tumorale magari, per andare a vedere se ci sono delle varianti, diciamo, anche sul tumore, che possono essere anche germinali, i numeri stanno veramente diventando importanti. Oggi si stima che ben il 15-17% dei tumori, di tutti i tumori, possano essere ereditari, tumori ereditari, o comunque collegati, diciamo, ad una situazione eredofamiliare. In alcuni organi questa percentuale sarà più importante, sicuramente nella mammella e nell'ovaio la percentuale è ancora superiore, qui parliamo di tutte le sindrome ereditarie, quindi non soltanto delle più diffuse, in altri organi magari diciamo questa percentuale può essere inferiore. Tra l'altro una buona parte stanno venendo fuori ricerche per cui ci sono diversi organi, ad esempio il polmone piuttosto che la vescica o anche l'esofago, dove non ci sono neanche linee guida per andare a identificare, diciamo, dei tumori ereditari. Cioè sono organi un po' orfani rispetto a questo tipo di... E quindi il messaggio è: attenzione, guardate che forse molti più tumori di quello che noi pensiamo sono ereditari, quindi lì poi sia, diciamo, le terapie, sia la prevenzione da fare poi sui soggetti familiari sani, ma sullo stesso malato, perché il malato che ha una sindrome ereditaria si può ammalare anche su altri organi, quindi anche lui deve essere sottoposto a dei processi di prevenzione. Diciamo questa popolazione è molto più importante di quanto, diciamo, si poteva pensare in passato. Queste sono in sintesi le diverse attività, le ho già dette all'inizio, di cui si occupa la Fondazione. Ecco, collaborazione, no? Diceva giustamente Davide, no? Che mi ha preceduto. Ecco, noi, anche se siamo giovani, fin dall'inizio abbiamo costruito un sistema di alleanze, quindi questo è in sintesi il nostro sistema di alleanze. Abbiamo, diciamo, dei network clinici
evoluti, cioè comunque noi collaboriamo in particolare con ACC, che è la rete degli IRS oncologici nazionali, stiamo però coinvolgendo anche delle strutture ospedaliere universitarie e anche ospedaliere normali sul territorio, collaboriamo con associazioni pazienti, collaboriamo anche con network internazionali, in particolare Genturis che si occupa di tumori ereditari, ovviamente le società scientifiche e non ultimo anche diciamo le aziende farmaceutiche, perché abbiamo bisogno, come diceva Paola, delle risorse per poter andare avanti e fare le nostre attività. Allora, noi abbiamo diverse iniziative, appunto sia in ambito clinico che nell'ambito della ricerca, anche se finora abbiamo fatto tanto nell'ambito della divulgazione, cioè cerchiamo di fare comunicazione, informazione sia a pazienti che ai medici di famiglia, perché quanto più aumenta la consapevolezza, tanto più le persone si possono attivare anche per fare la prevenzione. Ma direi che in questo momento la priorità, ecco, sul 2B, la priorità più importante per noi, diciamo, sono queste. Intanto intercettare il maggior numero di queste persone. Noi stimiamo che ad oggi solo il 10% di quei 500.000 soggetti sia stato intercettato. Quindi noi abbiamo un 90% che è sotto la punta dell'iceberg, che deve ancora emergere. Quindi vuol dire che in questo modo ci sono un sacco di persone che magari si ammalano di un tumore, però che viene gestito come un tumore sporadico. Quindi questa persona magari non viene curata con quelle terapie mirate molto più efficaci che potrebbero servire. Oppure non vengono queste persone, diciamo, messe in screening o in sorveglianza per la prevenzione invece sugli altri organi. Quindi perdiamo un sacco di opportunità. Ecco perché il primo punto è l'intercettare, quindi la diagnosi è fondamentale, perché bisogna mettere a fuoco questa popolazione. Poi chiaramente abbiamo la presa in carico, cioè i due altri punti fondamentali sono, diciamo, legati alla presa in carico, che passa attraverso la creazione all'interno delle strutture ospedaliere di PDTA specifici che sono legati a queste persone. Anche qui ci sono questi PDTA, si sa cosa devono fare. Se io vi dicessi in Italia quante sono le strutture ospedaliere che hanno formalizzato dei PDTA eredo familiari, li contiamo sulle dita di una sola mano, neanche di due, di una sola mano. Anche all'interno degli IRS oncologici, che sono, come voi sapete, delle strutture ospedaliere di livello nazionale, cioè che hanno pazienti che arrivano, sono da tutta Italia. Quindi qui siamo molto in ritardo, noi stiamo lavorando, poi vi farò vedere, per cercare di accelerare questa cosa. Attraverso questi PDTA, all'interno di queste strutture, noi possiamo prendere in carico sia i soggetti malati che i soggetti sani a rischio di malattia. Chiaramente la prevenzione riguarda soprattutto i secondi, o riguarda, diciamo, gli organi ancora sani dei primi che sono ammalati, ma che in quanto malati possono essere oggi curati sempre meglio con le target therapy e l'immunoterapia. Allora, per attivarci direttamente, visto che non possiamo aspettare che le istituzioni e le organizzazioni sanitarie, diciamo, facciano questo lavoro da sole, ok? Anche se noi chiaramente abbiamo rapporti con l'istituzione sanitaria, lo dobbiamo fare per forza, noi abbiamo deciso di prendere questa iniziativa, quindi di dare, diciamo, dei bollini, ecco, gialli e blu, ecco, sono come i colori della bandiera ucraina, insomma, perché sono i colori della fondazione. Quindi noi stiamo dando dei bollini, no, alle strutture ospedaliere che hanno formalizzato questi percorsi, hanno formalizzato dei GOM, cioè dei gruppi oncologici multidisciplinari specializzati in sindrome ereditarie, che hanno una case manager che si prende carico operativamente dei pazienti e gestisce, diciamo, il team interdisciplinare, con delle agende dedicate che sono molto importanti nel nostro caso, perché i processi di sorveglianza intensificata prevedono visite, esami molto ravvicinati. Il paziente non può gestirsi da solo la complessità di questo calendario, cioè deve essere la struttura ospedaliera che organizza questi percorsi. Quindi, diciamo, queste sono le quattro condizioni essenziali per definire questo PDTA. Allora, noi a queste strutture diamo il nostro sostegno, diamo il riconoscimento che serve anche a noi per poter indirizzare i pazienti sani e malati a queste strutture, perché abbiamo la certezza che c'è una presa in carico istituzionale. Organizziamo con queste strutture degli eventi informativi e formativi sia per i pazienti che per le associazioni magari di volontariato, ma anche per i medici di famiglia,
perché noi riteniamo che in prospettiva, quando ci saranno delle strutture ospedaliere preparate su questi percorsi, anche i medici di famiglia potranno trovare in queste strutture un punto di riferimento a cui indirizzare loro stessi e i loro pazienti, perché i medici di famiglia conoscono le famiglie e quindi sicuramente saranno quelli che in prospettiva potranno segnalare, diciamo, alle strutture ospedaliere le famiglie dove è più probabile che ci sia la possibilità della presenza di questi rischi. Quindi questa è l'iniziativa a cui noi stiamo dando, diciamo, più peso in questo momento. Queste sono alcune delle strutture. Noi operiamo a livello nazionale come fondazione. È brutto dirlo, però ancora una volta, ahimè, diciamo, il Sud è molto in ritardo in questo tipo di processo, quindi anche i nomi delle strutture ospedaliere che vedete sono prevalentemente ancora localizzati al centro-nord, anzi direi il nord-centro, ecco. Però riteniamo che la creazione di queste prime strutture e l'indirizzo che noi daremo ai pazienti verso queste strutture creerà anche un po' un sistema competitivo, no? Perché noi poi faremo anche del marketing di fatto per queste strutture, per cui anche le altre strutture, magari più piccole, territoriali, si adegueranno, magari cercando anche di collegarsi in rete, no? Col modello hub and spoke a livello regionale, con le strutture che magari sono più avanti, ma che possono avere bisogno anche di reti ospedaliere, diciamo, territoriali, con cui collaborare anche per far muovere il paziente, diciamo, il meno possibile, lasciandolo più vicino a casa propria. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie davvero. Si apprezza la ricchezza in tutte le presentazioni, tutte hanno sottolineato anche aspetti diversi, approfondimenti, anche oggetti, non solo in questa, da oggetto di emulazione possibilmente positiva, di diffusione e comunicazione. Per questo aspetto ho visto velocemente quelli che sono in progress e quelle che sono le strutture attualmente in cosa. Infatti cercavo di capire la Toscana, infatti è in progress perché me la sono persa. Sì, deve essere Siena, dell'ultima. Diciamo, l'azienda ospedale di Siena forse, diciamo, è una delle più avanzate. Diciamo che Careggi dovrebbe in qualche modo darsi da fare. Sarà compito anche divulgare anche questo. Grazie davvero. Grazie a voi. È rientrata Donatella Tubini? Allora, Paola Varese, Comitato Scientifico di Favo. Eccoci qua, piacere. Piacere. Allora, intanto grazie per questo evento. Io rappresento il Comitato Scientifico di Favo. Che cos'è Favo? Dico, l'esempio più eclatante sono le tre persone che sono messe lì: Mutagens, Fondazione Endotempia e la lampada di Aladino. Cioè, quando parliamo di Favo come la Federazione Nazionale del Volontariato in Oncologia, parliamo di tante anime, di associazioni di prevalentemente di pazienti e familiari di pazienti, che hanno popolato un pochino tutto il mondo dell'oncologia, dalla diagnosi alla prediagnosi al rischio, grazie a Mutagens adesso stiamo affrontando questi temi, fino alle cure palliative, perché molte nostre associazioni federate seguono tutti questi aspetti. Quindi la necessità di una federazione che metta in rete tutte le diverse anime del volontariato in oncologia, delle associazioni dei pazienti, si diventa una realtà, perché il tema della giornata è quali rapporti istituzionali, eccetera. Come Favo siamo entrati come federazione nelle sedi istituzionali, l'ha detto prima Davide, nelle piani di discussione del piano oncologico nazionale, siamo il rapporto Favo, ringrazio il relatore precedente che ci aveva citato, ormai è diventato un rapporto annuale in cui noi segnaliamo le problematiche che i pazienti oncologici e le loro famiglie devono affrontare, ma ci permettiamo, grazie alla collaborazione dei maggiori esperti in Italia, anche di avanzare delle proposte. Ormai è dal 2006 che portiamo avanti questo progetto, è sicuramente importante. Per quanto riguarda il tema della giornata, mi sono segnata alcune parole chiave
perché volevo portare la voce di Favo, perché nei nostri incontri col volontariato spesso questi temi che abbiamo affrontato oggi sono stati affrontati. Per cui la prima parola chiave è ovviamente quella della rete. Favo è presente nella rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta, è presente come rappresentante dell'Associazione di Volontariato anche nel Molecular Tumor Board. Ma il problema della rete, dal punto di vista dell'associazione, grazie per il suo intervento introduttivo perché è veramente stato illuminante, il problema, la seconda parola chiave è accesso, perché così come è con le tecnologie, ovviamente Claudio lo diceva in introduzione, noi possiamo avere le tecnologie migliori, le expertise migliori, ma devono essere accessibili. Parlavo prima i colleghi, parlando proprio della genetica, se in una regione come il Piemonte ci sono 11 genetisti, parliamone, perché possiamo avere tutte le collaborazioni con la Fondazione Edotempi, eccetera, ma per chi ci fa l'esame, ma poi questo esame va contestualizzato in un discorso. Quindi alcuni aspetti possono essere affrontati dagli oncologi, vediamo per esempio le ricadute terapeutiche nel cancro della mammella e dell'ovaio, il genetista su quelle scelte non serve, ma serve l'inquadramento della famiglia, serve la stratificazione del rischio, eccetera. Quindi la rete che deve avere dei punti di accesso. La nostra regione è stata sicuramente prima in Italia con l'introduzione del centro accoglienza di servizi, dove c'è un oncologo, un infermiere, c'è lo psicologo, perché come associazione dei pazienti stiamo tanto insistendo, e l'assistente sociale. Quindi la nostra rete è stata molto avanti. Sulle tecnologie, tu hai lanciato l'alert sulle tecnologie, siamo messi male anche sulla tomosintesi, senza andare a cercare il gamma knife. Però credo che a monte il vero investimento siano le professionalità. E la parola legata alle professionalità è anche la comunicazione. Noi siamo sabaudi e non siamo abbastanza bravi a vendere il nostro prodotto della nostra sanità. Però sono dati che sono stati citati dal dottor Amunni a un evento a Napoli. La sopravvivenza delle donne operate al seno in Piemonte è maggiore che in Lombardia. Non ho riferimento bibliografico, ma è stato detto pubblicamente. Allora, se noi che abbiamo meno apparecchi da tomosintesi, se siamo un po' più azzoppati e le nostre donne vivono un po' di più rispetto a una regione che oggettivamente è molto più ricca, con grandissimi istituti prestigiosi, parliamo di cancro della mammella oltretutto, vuol dire che c'è qualcos'altro. E quindi un'altra parola chiave che volevo richiamare, poi per brevità mi fermo perché non voglio rubare tempo agli altri, la seconda parola chiave è qualità della vita e qualità della cura. Noi sappiamo che la qualità della vita, e sono dati pubblicati, non ce li siamo inventati, e impatta fino al 20% sull'aspettativa di vita delle persone ed è un determinante di salute, esattamente come tante cose. Da che cosa è fatta la qualità della vita? Dalla qualità, e quindi parliamo di prevenzione del cibo, le condizioni di lavoro, lo stress, la cultura che mi fa sì che io abbia accesso alle informazioni corrette nel momento giusto, e gli aspetti psicosociali, perché lo stress familiare è una delle prime cose di ridotto accesso alle cure. Io faccio l'oncologa anche oltre che nella volontaria da 33 anni. Vi devo dire che una delle cose più dolorose a cui assisto, e per questo sono orgogliosa di far parte della rete oncologica del Piemonte, è il fatto che quelli che ricorrono di più all'out of pocket, a pagamento, sono i poveracci, perché dicono, certo che per la salute lo faccio. Quelli più sgamati, il professore universitario ricorre alla sanità nostra, ok? Allora la qualità della vita impone un investimento comunicativo e questo è l'ultimo messaggio tra i tanti che volevo ancora lanciare, perché se dobbiamo ridisegnare, condivido ogni sua parola nel suo intervento precedente, se dobbiamo rilanciare dobbiamo anche cambiare il modello di comunicazione, dobbiamo cambiare, riportare, e Facebook non ci ha aiutato in questi anni di pandemia, a un rapporto fiduciario non nel singolo medico ma nell'organizzazione. Il motto della rete oncologica Piemonte Valle d'Aosta è avere cura, presa in carico globale e continua del malato e della sua famiglia,
in ogni fase della malattia. Questo è il motto della rete oncologica, è il motto di FAVO. Noi insistiamo su questa globalità di presa in carico del malato, che va dalla diagnosi alle cure palliative, alla psico-oncologia, alla nutrizione e, questo è il mio cavallo personale di battaglia, riabilitazione oncologica. Dal 2006 ci battiamo perché la riabilitazione oncologica venga inserita nei LEA, non demorderemo assolutamente, per cui andremo avanti su questa. Perché la riabilitazione oncologica è importante? Perché riabilitare una persona, l'ha accennato prima Davide Petruzzelli, vuol dire investire sulle possibilità di recupero della persona, passando da una logica assistenzialista a una logica che rende più autonome le persone e che alla fine giustifica questo investimento, perché si riducono i costi di sistema. Ultimissimo spot, perché mi stava qua, lo voglio dire, è stato rilanciato il bonus psicologo, 600 euro, visto, è stata cosa. Uno psicologo del Servizio Sanitario Nazionale costa, se è un sumaista come tutti noi abbiamo, perché bisogna dircelo, 2.400 euro al mese più o meno per 24 ore alla settimana, assiste 50 pazienti. Se noi a questi 50 pazienti di media in psicoterapia, siccome in oncologia la psicoterapia non è la psicoterapia perenne o l'analisi, è una psicoterapia breve di supporto in media 2 mesi, noi con 30.000 euro, che è il costo in realtà di 50 pazienti, paghiamo uno stipendio a una persona a tempo pieno. Pensiamo anche a queste cose, non è solo i soldi ci sono o non ci sono, ma come li spendiamo. E su questa cosa qua credo che come associazione dei pazienti molto contributo lo si possa dare. Non c'è dubbio. Grazie. È tornata la collega, eccola qua, Donatella Tubini, presidente Tubino, scusi, avevo letto male. Presidente L'ILT, Regione Piemonte. Piacere. Buongiorno a tutti, io sarò estremamente breve, sono l'ultima. No, penultima. Ah, la penultima, ok. Rappresento la Lega Italiana per la lotta contro i tumori, il professor Francesco Schittulli, che è il nostro presidente nazionale, che però si scusa, ma per motivi suoi di aereo ha dovuto partire prima del tempo previsto. Allora, io ho sentito parlare tantissimo di prevenzione secondaria, di cui anche la LIT, che peraltro quest'anno compie i suoi 100 anni, si impegna sul territorio. Noi abbiamo circa un 110 medici che lavorano per la LIT, tutti retribuiti, e questo mi piace sottolinearlo. Cerchiamo di dare spazio ai giovani medici anche, per cercare, insomma, naturalmente affiancati da medici con più esperienza, per poter davvero imparare il più velocemente possibile questa bellissima professione. Io in questo momento non parlerei di prevenzione secondaria, perché ne abbiamo già parlato molto. Vorrei avere un occhio di riguardo su quello che la LILT fa, e parlerei di prevenzione primaria. In questo momento. Prevenzione primaria, quindi, che viene fatta nelle scuole di ogni ordine e grado. Noi partiamo con la materna, quindi insegnando le persone, i bambini, i genitori, i nonni, nel giusto stile di vita, quindi no al fumo, sia alla giusta alimentazione, sia allo sport, fino ad arrivare nelle scuole medie superiori, quindi di secondo grado. Parliamo sempre ovviamente di alimentazione, però una cosa che noi, cui noi ci stiamo proprio impegnando, è l'importanza, soprattutto per quanto riguarda le ragazze dell'ultimo anno, di conoscere il proprio corpo. Quindi insegniamo per esempio l'autopalpazione, no? Quindi nelle scuole, quindi con l'appoggio di esperti, di oncologi, senologi e naturalmente di insegnanti, insegniamo appunto alle ragazze così conoscersi un pochino di più. Questo un tempo lo facevamo quasi a porte chiuse, cioè lo facevamo esclusivamente alle ragazze, come parlavamo per esempio dei problemi maschili, quindi le facevamo sempre a porte chiuse, mentre invece un urologo mi ha
ginecologo anche, mi ha detto, ma no, perché parlare a porte chiuse di questo? Tutti i compagni di classe saranno dei futuri mariti, saranno dei futuri padri. Quindi perché non affrontare questo discorso, per esempio, dell'autopalpazione? Naturalmente non è che facciamo svestire le ragazze, cioè, questo è chiaro, che sarebbero troppo contenti i compagni di classe. Ecco, parliamo di teoria in questo momento, ecco, però è giusto che il problema sia aperto un po' a tutti. E in quelle occasioni, soprattutto quando ci avviciniamo alle scolaresche, parliamo dell'importanza dei vaccini. Perché a dispetto di quello che si immagina, il discorso sulla vaccinazione, a partire da quella dell'HPV, per esempio, fino alle vaccinazioni che abbiamo fatto per il Covid, non è che ci fosse, ho avuto questa impressione perlomeno, questa grossa divulgazione di questo problema. Allora, sempre come l'IRT, invitiamo anche le mamme per le vaccinazioni e cerchiamo insomma di fare questa opera così un po' persuasiva, no? Per cercare di avere più persone. Quindi quello che voglio sottolineare oggi è proprio il discorso dell'importanza, dal mio punto di vista, della prevenzione primaria. E quindi io cosa chiedo in questo momento? Cioè cosa vorrei che ci fosse? Mi piacerebbe che ci fosse, per esempio, il Ministero dell'Istruzione più vicino a queste problematiche, no? Sarebbe giusto che forse ci fosse una porta spalancata tra l'importanza di parlare di questi discorsi proprio con le persone addetti ai lavori, cioè proprio il Ministero dell'Istruzione che dovrebbe dire ai provveditori, no? Allora fate questo, fate entrare nelle scuole queste associazioni che parlano di questi problemi, no? Mentre invece che cosa capita? Siamo ancora noi che scriviamo al preside, possiamo venire a parlare a titolo gratuito dei problemi della vaccinazione, problemi anziani, mentre invece se ci fosse un protocollo di intesa con il Ministero dell'Istruzione forse sarebbe più facile aprire questa porta. Ottimo. Consiglio, grazie e congratulazioni per i 100 anni della sì, vostra... quest'anno 100 anni. E poi posso aggiungere ancora un'altra cosa, sempre come richiesta di collaborazione anche col Ministero dello Sport, che dovrebbe far entrare di più, ma molto di più, il discorso dello sport nelle scuole, ecco, prevenzione primaria, sempre nella prevenzione primaria. Io in questo momento sto toccando solo questo tasto e non voglio toccarne altri, se non quello ancora, e lo dico perché mi fa piacere dirlo, la LILT si propone molto alle persone indigenti. Quindi le persone che non hanno grosse possibilità economiche vengono comunque seguite allo stesso modo di tutte le altre persone. Un'altra cosa che mi piacerebbe, alleggerire la burocrazia. E di questo ve lo dico, perché l'11 giugno noi abbiamo fatto un evento in piazza, il titolo era L'Unione fa la forza. Chi c'era? C'era l'esercito che ha messo le tende in piazza Castello. Ho avuto, perché abbiamo una convenzione con i medici delle Molinette, io continuo a chiamarle Molinette, in realtà bisognerebbe chiamarle in maniera diversa, però mi piace chiamarle ancora così, sono venuti a visitare delle tende, abbiamo visitato circa 1000 persone. Gli ostacoli più grossi li abbiamo avuto dalla burocrazia del comune di Torino. Cioè abbiamo avuto veramente abbiamo prodotto quintali di carta per avere il permessi, cioè per una cosa che io dico utile alla popolazione, perché alla popolazione non costava niente. L'abbiamo fatto, siamo riusciti in quella sede, tra l'altro, a anche trovare alcune situazioni piuttosto gravi. Noi abbiamo avuto gli ostacoli,
dal comune. Allora mi piacerebbe pensare un domani che nel momento in cui qualche associazione decide di scendere in piazza, decide di mettere proprio la propria faccia anche, no, di fronte a queste cose, ci fosse la politica un po' al nostro fianco. Si diceva all'inizio, no? La necessità di... E questo è quanto. Grazie. La polemica. La prego. Allora, la parola a Ugo Viore di Amar Piemonte. Sì, io vi ringrazio. Piacere. Molto piacere. In realtà, al di là di dire quello che Amar Piemonte, che è proprio un'associazione di malati reumatici, che voi vi chiederete cosa c'entra con l'oncologia, ed effettivamente un pochettino complesso come discorso. In realtà, essendo immunocompromessi, siamo un pochettino più esposti al rischio di tumori spessi, di tumori cosiddetti liquidi, quindi c'è questa mia interesse diretto. Associazione di malati reumatici, quindi impegnatissima nella prevenzione primaria, non possiamo fare altro perché la malattia reumatica sono autoimmuni, non c'è un qualcosa che ci consenta di... Però siamo impegnati nella formazione, nello spingere le persone affette da patologie reumatiche al movimento, ad una corretta alimentazione, tutte queste cose di cui abbiamo parlato tutti insieme. In realtà io qui per oggi vorrei essere espressione del coordinamento delle associazioni di malati cronici del Piemonte, che si è creato più o meno un anno fa sotto l'esito di cittadinanza attiva e che al momento riunisce 43-44 associazioni. Purtroppo di associazioni di malati oncologici non ne abbiamo neanche mezza. E questo secondo noi è un grosso problema perché, come si diceva anche di là nella conferenza stampa, la maggior parte, per fortuna dico io, dei malati oncologici sono malati cronici. E quindi scindere l'oncologia da quello che è la cronicità secondo noi è la cosa più assurda che si possa a questo punto portare a me. Che dire... Diceva adesso la presidentessa della Lega Tumori, servono degli snellimenti di burocrazia, serve che ci sia un coinvolgimento effettivo delle associazioni di terzo settore, della cronicità in genere, nelle reti, perché noi dobbiamo sempre ricordarci che noi abbiamo dei ruoli ben precisi, noi siamo i malati, siamo gli esperti della malattia, se mi permettete. Abbiamo la possibilità come associazione di raccogliere tutte le esigenze di real life delle persone e di poterle rappresentare a livello istituzionale. Nello stesso tempo siamo veramente una fucina di idee, ne abbiamo di tutti i tipi e colori, da posso farvi l'esempio, avevamo anche pensato di dare una mano al fascicolo sanitario elettronico implementando noi con forze nostre i dati, magari facendoli inserire da un qualcuno pagato che rispettasse tutti i canoni, ma la normativa sulla privacy, la gestione dei dati sensibili, una storia e l'altra, ci ha assolutamente impedito di fare una cosa del genere. E c'erano tante persone che erano disponibili a mettere la propria storia clinica sul fascicolo sanitario elettronico, cosa che non so se succederà mai. Il grosso rischio, ne parlavamo anche ieri parlando di vaccini, è che noi facciamo informazione, noi cerchiamo di dare un'informazione corretta, di dare la giusta importanza anche alle strutture regionali, perché le nostre strutture non hanno nulla da invidiare alle strutture lombarde, tecnologia a parte, come preparazione, come tipologia di assistenza. Ma il problema è, se noi diamo questa giusta importanza, le strutture sono poi in grado di recepire tutto il nuovo traffico, se mi permettete, che arriva. Io ho avuto un problema con la reumatologia pediatrica. In Piemonte ce n'è una sola ed è a Torino, a Regina Margherita. Ci sono due medici, uno strutturato e uno borsista. Se io vado in giro a dire che in Piemonte c'è una struttura di riferimento valida che lavora molto bene sulla reumatologia pediatrica, mi hanno detto: noi non ce la facciamo a stare dietro, lascia pure che vadano a Milano, lascia che pure che vadano al Gaslini, perché noi qua più di tanto non riusciamo a fare. Allora,
perché essere integrati in una rete effettivamente anche a livello istituzionale, a livello regionale? Perché in questo modo noi possiamo dire quello che siamo in grado di fare, possiamo manifestare le nostre idee, ma possiamo anche conoscere quali sono le effettive necessità e le effettive possibilità delle istituzioni, perché tutto il nostro lavoro non vada a finire in nulla. Io questa sera ho organizzato un evento al Parco delle Vallere, qui vicino a Torino, sui vaccini. La nostra potenza di comunicazione è quella che è, siamo delle piccole associazioni, non abbiamo, magari avessimo i soldi che avete voi, grosse associazioni a livello italiano. Io non so quanta gente verrà questa sera, francamente. Ho coinvolto delle radio locali, ho coinvolto, mandato manifestini, distribuito a mezzo mondo, inserito Facebook. Ma io questa sera temo che avrò le solite 40-50 persone, se va bene, su un argomento che in realtà credo che sia non solo pregnante per il discorso Covid, ma anche per le politiche vaccinali, anti-herpes e anti-pneumococco che la Regione e l'Italia stanno portando avanti. Altra cosa, se noi riusciamo effettivamente a coordinarci tutti insieme, fare rete anche noi associazioni, una convenzione come quella a cui si accennava prima con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dello Sport non esiste perché sport, turismo, spettacolo, eccetera, eccetera, per cui diventa già più difficile interfacciarsi con quello giusto. Probabilmente viene più facile, perché se parliamo a nome di 200 associazioni, forse è più utile che non farlo a nome di una o di 200 o di due o tre che siano più o meno affini e che siano legate a una patologia, perché poi il bello e il difficile del coordinare le malattie croniche, il coordinamento nasce per avere degli argomenti comuni da portare all'attenzione delle istituzioni. E questo è proprio difficile, perché in tutte le patologie croniche c'è una trasversalità. Cioè, al progetto di cammino che abbiamo fatto partire come malati reumatici, abbiamo iscritti dei diabetici, dei cardiopatici, dei riabilitati di intervento di tumore polmonare. Abbiamo veramente di tutto, per cui parliamoci, diamoci un'idea delle nostre esperienze, anche perché poi se voi riuscite ad arrivare, come è stato detto, al Ministero della Pubblica Istruzione, al Provveditorato agli Studi di Torino, e ci aprite un canale a tutti, perché tutti noi possiamo fare un'eventuale azione simile sulle singole patologie piuttosto che sul discorso di cronicità. Ultima cosa, recentemente è stato fatto per 2 anni di fila un bellissimo progetto di gestito dalla Fondazione Mondo Digitale, rivolto agli studenti del triennio e delle superiori, e gestito via web. Abbiamo raggiunto in 2 anni circa 200.000 ragazzi, oltretutto grazie al coinvolgimento del Ministero della Pubblica Istruzione è diventato, dava dei crediti alla partecipazione a questi eventi. Il primo anno è stato fatto sull'inclusione del malato, quindi diciamo del diverso per patologia. Quest'anno è stata fatta sulla informazione, sul credere nella scienza attraverso una corretta informazione, attraverso degli strumenti che consentano di scegliere qual è l'informazione giusta, che non è il blog, che non è Facebook, ma che è magari il sito istituzionale piuttosto che altre cose. Sono esempi che credo siano molto importanti, che stanno dando dei buoni risultati. Ci sarà una terza edizione, per cui penso che anche queste siano iniziative che è giusto che si sappia che esistono, perché sono molto importanti. Grazie. Mi fermo, mi taxi. Grazie davvero. Claudio. Posso, prima di lasciarti la parola, io devo ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti, perché era da tanto tanto tempo che non apprezzavo una tale ricchezza di contributi, ma tanto veramente, lasciatevelo dire, non è per piaggeria, è proprio, era tanto tempo
che non si affrontava questa enorme varietà di spunti, di innovazione, di passione in un convegno a cui avessi partecipato. Però nello stesso tempo pensavo a un'altra cosa, che è molto più difficile gestire la ricchezza che non gestire la povertà. Sì, c'è poco da fare, sulla povertà non c'è nulla da fare. Gestire la ricchezza è veramente difficile, soprattutto in settori come il nostro, perché questa è una ricchezza ma è anche un'opportunità. E la sensazione latente, credo che la percepiate tutti quanti voi, l'ha riassunta in fondo anche il collega dell'Associazione Pazienti Reumatici, è proprio quella di quanto si potrebbe fare di più, ottenere di più, dare di più se ci fosse un sì, cioè, perché alle volte si parla di collaborazione fra volontariato, associazioni e terzo settore, l'ho detto tutte e tre, giusto? Beh, l'ho detto tutte e tre, e pubblico. In realtà anche tra pubblico e pubblico, ma anche tra tutti voi, perché quello che fa uno apre una strada, un sentiero per altri. Siccome l'ha detto il consigliere Magliano, è una prassi normale, eccetera, ha richiesto dicendo: guardate, questa cosa ci interessa, mandateci, diceva Claudio, gli atti di questo convegno. Ragazzi, qui c'è tanta ricchezza, ma ricordiamoci che alle porte ci sono delle nuove organizzazioni da riempire, da creare. Andandoci con tutta questa ricchezza, ho l'impressione che rappresenti un rischio addirittura a perdere quella situazione, perché lì dentro bisogna trovare un sistema nuovo per starci dentro tutti quanti, mantenendo ognuno la propria identità, le proprie caratteristiche, la propria attività, ma in maniera anche integrata, in modo tale che possa essere un vantaggio comune gestito da quella struttura pubblica. Ora qui non è un discorso politico, però ci ha dato tanto una sicurezza incredibile il sistema sanitario pubblico per poter gestire al meglio e cogliere tutte quelle opportunità e quella ricchezza di interventi che il pubblico non riuscirà mai a garantire, perché non ha quella acutezza visiva per testare quello che sta succedendo nelle famiglie, nelle case, nelle realtà operative del territorio, dove ci siete solo voi, perché è normale, perché siete i rappresentanti di. Ecco, questa ricchezza, sto pensando che anche se ci fosse un'ipotesi anche da allegare, da inviare, facendo perno su questa occasione, un ripensamento, qualcosa comuni, punti comuni di tutta la vostra attività, pochi, ma che possono poi essere esercitati dentro le nuove organizzazioni, dove se non ci siete voi, se non ci stanno tutti quanti, non riesce a cogliere quell'obiettivo per cui è nato. Grazie. Io solamente una chiosa finale: io sono politicamente non corretto, è noto. Attenzione a non fare in oncologia o in altre branche della medicina l'errore che è stato fatto nella scuola negli ultimi anni. Cioè, noi non dobbiamo livellare al ribasso, ok? Perché l'amico Gianni Amugni ci urla un po' nel manico, ma non perché non funziona la rete oncologica toscana, ma perché la Lombardia, l'Istituto Europeo di Oncologia, fa 3.300 tumori alla mammella all'anno. Il più alto numero di triplo negativi, quelli che vanno male, vanno in Lombardia. La passività, la mobilità passiva dei tumori piemontesi, principalmente sono i tumori al seno. La Fondazione Tempia e Biella ha sempre storicamente guardato più alla Lombardia che ha guardato al Piemonte negli anni passati, se ben vi ricordate. Ultimamente no, insomma, c'è stato proprio un... Allora, ma il Novarese fondamentalmente, a Milano a 25-30 chilometri, il vanto mondiale della cura della mammella, Umberto Veronese, Gianni Bonadonna, è nato all'Istituto di Tumori di Milano, che ha gemmato l'Istituto Europeo di Oncologia, in cui la gente dal sud va a Rizzoli a Bologna
ma non perché c'è la rete oncologica bolognese che assomiglia molto a quella lombarda, non è organizzativa e collaborativa, non c'è quasi la rete italiana. Vanno a Rizzoli perché Rizzoli è il centro più importante in Europa per la cura dei tumori ossei. Cioè, da altre parti vanno a Verona e a Padova, non perché Verona e Padova abbia Vogliove, eccetera, perché sul tumore del pancreas hanno la più alta sopravvivenza assolutamente in Europa. Detto questo, non vuol dire che gli accessi non devono essere organizzati. Va benissimo, la rete oncologica piemontese ha fatto tantissimo. Forse sulla nomenclatura, perché i centri si chiamano CAS, quelli integrati al territorio si chiamano COCA, io forse sui nomi avrei rivisto un pochettino, insomma. Ecco. Però voglio dire, è vero, è stato, però attenzione che non basta l'organizzazione. Non ammazziamo quelle che sono, e l'abbiamo visto all'inizio, uno dei grossi difetti che ha la rete oncologica piemontese è che la ricerca clinica negli ospedali è vista con fastidio e non riescono a capire. La città della salute di Torino è il più grande ospedale d'Europa, 2.400 posti letto, e non riesce a capire che se io faccio più trial clinici e le ditte farmaceutiche mi regalano il farmaco, io tratto gratis tutta una serie di persone, oltre a diventare un centro di riferimento. Questo è stato uno dei problemi della rete oncologica piemontese. E su questo noi, così come San Martino, cioè, Genova, qui abbiamo l'inventore dei viali, okay, qui è lui davanti, lo capelli. Allora, la Liguria ha ragionato anche perché è più attrattiva il Piemonte, perché hanno fatto un cancer center network che è basato su San Martino, che è un centro di riferimento per molte patologie, e poi ha creato tutto questo intorno. Attenzione, non facciamo gli errori fatti nella scuola. Che il Careggio non sia un punto di riferimento e lo sia Siena per l'immunoterapia internazionale è un problema, cioè voglio dire, no? O no? Ecco, allora vuol dire che fondamentalmente non basta, anche se è importantissima, la base principale è la collaborazione in rete, ma non uccidiamo a ribasso, dobbiamo invece spingere a rialzo, bisogna che i riferimenti ci siano. Questo è che oggi discuteremo, adesso c'è il lancio, qual è la differenza tra le varie reti, perché ognuno ha la rete più verde dell'altro, del vicino, no? Poi, no, perché adesso siccome si lavora in rete, no? Ognuno ha sempre la rete più vecchia, più bella, eccetera, eccetera. Benissimo, però ragazzi, la tecnologia, i farmaci, l'innovazione richiede non un abbassamento del livello, ma un alzamento del livello con l'impatto organizzativo. Quindi grazie a tutti, ci rivediamo oggi pomeriggio per continuare la discussione. We'll be right back.